Bestiacce, bentornati, un piacere, un onore. Di già, sono passati già 10 minuti, io li ho trascorsi. In 20 secondi io faccio molte cose. In 20 secondi abbiamo appena fatto un monologo di 5 minuti circa, abbiamo fatto voce per due, lui parlava. Ha fatto un monologo di 5 minuti in 20 secondi, ragazzi, un Guinness World Record. Comunque abbiamo fatto pace dopo ieri. No, assolutamente no, io queste cose me la segno, ma ha dato ragione per l'ovetto Kinder. Non ci sono prove. Bestiacce, stasera si inizia ciò da cui abbiamo cominciato e porrendo fine. Stasera, stasera si finisce ciò che è iniziato da dove abbiamo finito. Stasera, ragazzi, si gioca a un gioco che ha iniziato il canale, ce l'ho fatta. Il gioco da dove tutto quanto è partito. Guardate un album di fotografie. Vedi, ritornano anche i meme vecchi proprio perché è proprio una live vecchia. Sì, sì, proprio, mancano solo le cuffie con la roba d'atterraggio lì col microfono. Complimenti per aver rotto comunque un 200 euro di cuffie al gatto, non so come, 15 giorni dopo che ti sono arrivato in casa. Vabbè. Bravo, e complimenti per non sborsare soldi per prenderne altre. Succede, meno sono schiavo del capitalismo. No, sei un classico italiano, tranquillo. Allora, detto ciò, bestiacce, oggi giochiamo a un gioco allucinante che si chiama Don't Starve Together, perché il gioco si chiama Don't Starve, ma questa è la versione Together, quindi la versione Together, quindi la versione Together, quindi la versione Together, quindi la versione Together, dove in sostanza appunto si gioca insieme, e che è il survival gioco più bello, oggi non so come mi esprimo, guarda, sta sparando, incredibile, una live rotta, la chiameremo così, una live rotta, il gioco survival più bello, gioco survival più bello, almeno se dal mio punto di vista, ma anche secondo me del maestro, no? Sì, 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 assolutamente, uno dei giochi survival, uno dei più belli, non il più bello, secondo me. Uno dei più bei giochi survival presenti sul mercato, con questo stile bartoniano, perché ricorda molto Tim Burton, disegnato in 2D, perché il gioco è fatto appunto in 2D, e ci vede protagonisti di questi pupazzi che dobbiamo scegliere noi con tutti quanti. Che cazzo succede? Sembra che è stato morso da un pesce palla. Mi sta incazzando con questa applicazione. Andrea, ma questo qua è il tuo internet, non fino a una certa. Non è internet, è sempre lo stesso internet, anzi Milano è deserta, dovrebbe andare meglio internet, cazzo. Posso vabbè, non so quale sia il connubio tra le due idee, però c'è meno gente che lavora e quindi teoricamente vabbè dicevo, porca miseria, in questo gioco appunto Don't Starve Together, che appunto significa Together, Don't Starve Together, che vuol dire Together, non affamarti. Scegli un personaggio dai 5-6 giocabili, forse anche di più perché hanno continuato a mettere DLC. Il gioco è uscito nel 2017 e da allora continua a presentare nuovi contenuti. Fate voi, gli sviluppatori ci tengono. Lui mette in posa. E ci teniamo anche noi. Puoi scegliere uno dei diversi personaggi con le diverse caratteristiche e devi sopravvivere per tutte le stagioni. Cioè lo scopo del gioco è non morire di fame. Da lì il titolo Don't Starve Together, che vuol dire appunto together, nel senso. Però alla fine si muore sempre per la colpa della sanità mentale. Se ci pensi. Esatto, c'è il piccolo fattore della sanità mentale, che è un po' il concetto, una metafora abbastanza. Poco metafora della vita in realtà, perché la sanità mentale, ragazzi, è un problema grave che affligge molti di noi. Dovremmo smettere di avercela, dovremmo essere ormai folli, dei pazzi. Folli. Sì, sì, folli per le strade, nudi, ricoperti di olio o burro per le strade della città. Così da friggere l'estate, poi ma è meglio l'olio secondo te per la frittura, è meglio l'olio o il burro? Attenta a quello che rispondi. Il burro. L'olio, voi è il burro del cazzo. Sto lasciando che si sfoghi. Ci vuole un po', sta urlando adesso. Dategli un attimo di tempo. La webcam, okay, ci siamo. Ti sei calmato? È colpa del mio PC. È colpa del mio PC, un'altra rubrica. Giochi per il mio PC, adesso abbiamo è colpa del mio PC. No, il fatto che stia laggando. Un'altra rubrica, ok. A posto? A posto. Comunque io sono per il burro in generale, nella cottura. L'olio lo trovo abbastanza... Sì, ma guarda che i francesi hanno capito tutto. Infatti la miglior cucina del mondo è quella francese. Non sono per niente d'accordo. Allora, attenzione. Da poco
hanno deciso che la miglior cucina del mondo, ma guardate. Chi, ma chi l'ha deciso? Gli alieni a New York. Ma cazzo, ma nelle notizie, Dio buono, hanno deciso che hanno deciso che vada la voce. Hanno deciso che la, ma si fa anche ridere, Andrea, ma che sbattite nel cazzo. Bloccati ogni 5 secondi, dai, ci sta, ci sta. Hanno deciso che la cucina migliore è quella italiana. Finalmente è stato deciso che la cucina migliore è quella italiana. Grandi. L'hanno deciso gli italiani, ovviamente. Allora, se gli stessi che gli stessi che dicono che, la, che il doppiaggio migliore è quello italiano, sia gli italiani, incredibile. E quindi, insomma, insomma. No, si scherza un cazzo. Di inventiva e di novità, e anche dal lato tecnico, forse quella francese è vera, quella più all'avanguardia, però non è assolutamente. Beh, le rane, le lumache, no, comunque, molte tecniche nascono, molte tecniche della cucina moderna e contemporanea nascono in Francia, quindi per quello è la più importante, capito? Però non è la più buona. È allucinante, Andrea, allucinante. Sembra di vedere delle diapositive, non sembra di ascoltarti. Vabbè, non sembra una videochiamata, sono diapositive, una dopo l'altra. Prendi quando fanno tipo i video da proiettare al funerale, ecco. Allora, state già chiedendo delle reaction, mannaggia il cazzo vostro. Ma c'entra la webcam, mannaggia il cazzo vostro, già le reaction con Old Man Journey, indie, che già conosco, George, Guerriera, scusami, abbiamo portato il live, l'abbiamo già finito tempo fa. Addirittura il nostro Crograph chiede: volevo chiedervi di reagire al trailer del gioco Moving Out 2, che è quello, è il secondo di Moving Out, che vuol dire Together, che significa Together, che è il gioco appunto dove devi traslocare. Ah sì, ma l'abbiamo fatto insieme, l'abbiamo giocato, ma adesso c'è il 2, Andrea. Ah, sai cos'è cambiato? Niente, un cazzo, il numero sul titolo, il numero sul titolo. Sì. Sempre lo stesso cazzo di gioco, tra l'altro noioso dopo bravi, 5 minuti. Bravi, che bravi, ma loro vogliono, loro in generale ovviamente. Sì, la loro, gente di internet sì. vuole sempre lo stesso gioco, infatti si sta lamentando il remake di... Ma voi non avete idea, questo canale si chiama Coop TV, ma voi non avete idea di quanti giochi cooperativi a me fanno innervosire, non nel senso che dici, vabbè, perché giochi insieme a lui ti innervosi, no, perché solo a guardarli mi gira il cazzo perché fanno palesemente schifo, ma la gente ci muore dietro, non ho mai capito, grazie Claudio, gentilissimo, Lotto Valhalla, tutti quanti voi sapete chi ringraziare, bestiace, tra l'altro... i più arguti, i più avvezzi, i più sensibili, quelli con la vista, chi se ne frega, Andrea, guarda, facciamo così, quelli con la vista più acuta avranno notato effettivamente che non c'è più il sub goal della maratona, questo perché comunque la faremo, quindi l'ho tolta, arriveremo alla maratona, ragazzi, non so quando, preparatevi, una maratona 4 ore, ritorna, faremo diversi contenuti, va bene, vediamo se è tornato, ragazzi, non so, perché allora se fosse un problema di internet andrebbe male anche Discord, ma visto che noi usiamo due programmi per fare una cosa? Non ecco, noi usiamo due programmi, uno per la voce e uno per il video. E in questo momento ha problemi il programma video. L'hai detta proprio come i carabinieri, noi usiamo due programmi, uno per la voce e l'altro per il video. Favorisco dopo. Perché sono tutti di... Ah, ma è vero, non ve l'ho detto cosa è successo ieri, non vi ho detto un bestie, non vi ho detto un cazzo, vergognatevi, ignoranti, voi capra, adesso vi racconto. Allora, ieri a 1:30 di notte qualcuno, indovinate un po', due poliziotti, ci hanno citofonato, in casa. Perché è suonato un allarme di un appartamento e quindi dovevano andare a controllare nel condominio. Ovviamente tra tutte le persone che potevano citofonare, a chi cazzo ha rotto i coglioni a 1:30 di notte? Sei lì, cazzo. Che cazzo c'entra sei lì? Ma loro cosa ne sanno, ignorante? Ma come cazzo ragioni? Come fanno a sapere che io sono lì? Cosa cazzo vuol dire? Allora io abito al pian terreno e questo qua sei lì. Come cazzo fanno? Cosa guardano? Guardano attraverso le pareti. Ma lo sanno cosa? Lo sanno. Figa. Lo sanno. Minchia sci. Mamma che fastidio, ste stronzate. Quindi di conseguenza mi hanno citofonato. Ovviamente l'unico stronzo che ha risposto probabilmente ero io. E tra l'altro ha parlato... uno dei due a parlare, l'altro era muto, non diciamo un cazzo, il poliziotto buono, insomma, il poliziotto coglione con Fabio e non si capisce, ragazzi, fatto sta che non è successo a quanto pare nulla, non hanno rubato, purtroppo non c'è un dramma nella mia vita. Che cazzo è successo, no. Allora chi è che ha fatto partire l'allarme? E ogni tanto partono da soli. La Vale ha detto, pensa, è la sua teoria, non è che una mosca si è infilata all'interno della... potrebbe essere. Cosa? Ha ragione.
che una mosca si è infilata dentro un appartamento chiuso e vado a scattare l'allarme. No, non era sono questa sensibili. La sua teoria. No, sono sensibilissimi. Perché tu devi parlare allora. Prima ancora certo. di ascoltare quel cazzo che la gente voleva dire. Certo. Non è questo. Lei ha detto, non è che una mosca si è infilata all'interno della vettura di un possibile ladro che l'ha fatto impazzire, l'ha costretto dunque a trovare una soluzione per uscire, diciamo, dai canoni della sua vita, entrare all'interno di qualcun altro, all'appartamento di qualcun altro e provare ad acchiappare, a rubare un qualcosa per scacciare questa mosca? Tu non vedi, non ascolti mai, se tu ascoltassi allora, una cazzo di storia. Allora, non era assolutamente come hai detto tu. Cioè, è palese che io abbia ragione, come sempre, del resto. Allora, bestiace, stasera tutti e voi 200, perché non so, OBS... No, siamo in 700, già. Beh, tutti e voi potrete godere di questo gioco che ci ha fatto godere tempo fa. Io che vado a un frame... Con il maestro che va a un frame, aspetta che tanto ti devo attivare. Perché sei così storto? Ma che hai oggi? Dove cazzo è? Dove cazzo sono? È bellissimo. Guarda, devo due francobolli. Che meraviglia. Ma perché fa così, porco Giuda? Andrà, dai, mi blocco anch'io ogni tanto, vai tranquillo, mi blocco ogni tanto anch'io. Fate gli screen a ogni fermo di webcam che ci facciamo gli sticker. Sì, facciamo, no, che poi li mettiamo uno dietro l'altro, facciamo un film d'animazione. Sì, 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 facciamo un film in tecnica tradizionale. No, speriamo, io spero che si blocchi nel momento in cui stai urlando o stai starnutendo. E rimane un attimo così, deve essere veramente una figata. Ti ricordi il blocco schermo con For Honor? Quello storico che sono morto, mi sono girato con la faccia deformata e mi sono bloccato lo schermo. Ci fanno ridere i glitch, diversamente dai fan di Baldur's Gate, che a quanto pare adesso ci odiano perché il gioco ha glitch e bug ovunque. Sì. Ed è non colpa so, nostra. Vabbè, tutti i blast, comunque, vabbè, io apprezzo molto il blasting di YouTube perché è nato il meme d'agosto. Il meme d'agosto è colpa del tuo PC. Sì. Adesso usatelo come proprio status symbol: è colpa del tuo PC. Qualsiasi cosa non funziona nella vita, Andrea, come ti gira il tuo gioco? PC? Male. Enable control. Sì, però. No, non. Perché la musica? Arrivo un attimo, ragazzi. È gigante la musica. No, mi hanno fatto lo schermo piccolo, non so per quale cazzo motivo. Tra l'altro, ma è mai uscito in italiano sto cazzo di gioco? Opzioni, dove cazzo è la graphics? Non fa ridere in italiano. Full screen, enable. Enable. Mettila. 60 fps. Non è cambiato un cazzo, non è cambiato. Graphics. Io provo a giocarlo con la tastiera, tanto non... Sì, ma aspetta, perché qua sto impazzendo. Come si fa? Ah, apply. Però. Quanti ricordi. Ma non mi apply un cazzo, non mi apply, non. Ma non messo noi personaggi, vediamo. Ok. Accept. PC. Vediamo se parte. OBS. Pronto? Una mano? Oh. Allora, iniziamo ad abbassare intanto il volume, che è fastidiosissimo, perdonatemi ragazzi. Ah, il Capruan. Settings, dove cazzo è il volume? Qua. No, minchia, sto già sclerando, Come si fa? Come cazzo si fa? Ah, così. Stai facendo? Sto abbassando la musica, perché io mi sono rotto i coglioni della musica nei videogiochi. Non la sopporto mamma più. Mamma mia, ma come sei? È stressante, sei... è fastidiosa, no, sei... e non come ha più quel picco creativo che c'era. Sì, ragazzi, calmi, cioè, siamo in difficoltà. Un attimo, adesso salutiamo. Poi tra l'altro ha già salutato. No, non li ho salutati. No! Non li ho salutati. Devi leggermi il gioco. Allora, vi saluto. Claudio, vai. Mambus, Guerriera Celtica, Jadux, Iale, poi chi altro? Il numero 9, Stefano, poi Red Riot, Kiri, Nardo Nerdo, Sailesia, Olaju, Robbo Reale, The Dark Hunter, Morok, quel framerate di Andrea, questo nickname è incredibile, Lochu Nuggets, Alex, Marta 1311, Best Iaco, Renzo Giulio, guarda com'è incapace di fare ogni singola cosa, è allucinante, è tipo Harry Potter. Smeriglio Donte, Barghi Time, poi chi altro? Procius o Proncionus, Procionus, chi chi ha? Okay. Il fratello di Crosta, grande, grandissimo spacciatore di zona, lo conosciamo, la Noia, poi grande, chi altro? Grande. Poi chi Questa. Altro? Chiamami Cap, G. Hale, ultimo ma non ultimo, che giocherà con noi, attenzione. Non è vero.
Non è assolutamente vero. Daxin. The Dark Hunter, grazie bestiaccia, rotto Valhalla. Potresti fare altre tier list dei film di animazione tipo Shrek? Grandissimo, sì, ricordamelo, dopo lo magari, facciamo. Magari dopo la facciamo, della DreamWorks. Sì, sì, dopo facciamo un'altra tier list. Ragazzi, ma se volete delle tier list, consigliatele che le facciamo. Tutto quello quella del cibo però non è male. Consigliateci la tier list, noi le facciamo, dai, al posto usate i punti canale, quel cazzo che è per consigliarci le tier list. Dai, gelati dell'alge, da dobbiamo mettere il Magnum in D, perché il Magnum fa cagare. Sto aspettando la... Bene, gioco soltanto io stasera, bestiacce. Io mi sono veramente stancato a sufficienza di queste sue cazzate. Che, proprio il salmone che risale la corrente per rompere i coglioni, capito? Perché non ha. No, gli scienziati ancora non l'hanno capito perché il salmone risalga la corrente. Ancora non si è capito come faccia a saperlo, ma lo fa, per forse un istinto naturale. Lui è uguale. Non si capisce perché rompa i coglioni, ma lui lo fa. Lui deve rompere i coglioni. Un bianco no, ma tutti gli altri sì. Quello bianco non piace manco a te, no? Dillo. Quello bianco, a me fa schifo il cioccolato bianco. Il cioccolato bianco non è cioccolato. Quindi, diciamo, non so perché lo chiamano cioccolato bianco. Vabbè, iniziamo a giocare, ragazzi, che qua. Ma c'è un modo di poter... Si può giocare in italiano, sto cazzo di... Languages, sì. English, Chinese... Non c'è in italiano. Italiano! Non c'è... Ah, c'è. L'ha messo. Oh, là, che succede? Dopo anni? Dovevo andare? No, devi mettere il language pack, Andrea, bisogna scaricare. No. Creato da David101. Grande Davide. Ho mai voluto che Don't Star Together diventasse in italiano? Ho mai voluto... Cioè, se uno che scrive così ti fa una traduzione, ti fidi, no? Ho mai voluto. Certo che ho mai voluto. No, ma è licenza poetica, no? Ah, sì, ma è un artista, un poeta. Allora, io mi scarico il pack. Scaricato. Come si attiva? Ma non è che mi sa che bisogna uscire e rientrare. Dici? Aspetta, vediamo. Lingue, esci. E vabbè, dentro riesco, ci vuole un cazzo. Ragazzi, almeno lo mettiamo in italiano, anche perché è un gioco abbastanza complesso. Chi sa in italiano come si chiama l'etame invece di manure? Te lo ricordi, manure? L'etame si chiamerà merda, come si deve chiamare? O l'etame? Esatto, il vero inglese. Il vero inglese. È amaro, io ce l'ho ancora in inglese. È amaro, ma non è cioccolato. Cos'è? È un mio amico. La borra. Vabbè, ragazzi. Ma dove sarebbe sto italiano? Vai su linguaggio e scarica la patch. Già fatto. Inutile. Don't Start Together. Ah, c'è il tizio che ti sorregge la pizza, giustamente. Ma è geniale. Io mi fa schifo tutto ciò che è appropriamento culturale, ma la mia cultura, quella italiana, voglio che venga utilizzata come una puttana di strada. La posso abilitare? Ti giuro, non me lo mette. Dismo disenable. Disenable. Ok, posso, quindi funziona. Do you want to yes. Beh, è rimasto in inglese. Forse devo richiudere, aspetta, provo a chiudere e riaprire il gioco. Ragazzi, ci riproviamo per l'ultima volta. No, io ce l'ho in italiano. Eccolo lì. Lo sculato. Riproviamoci. Si sa, ragazzi. Questo è uno dei... Vedete che è uno dei giochi migliori survival che ci possono essere. Già stiamo... 3 ore che sto sentendo già, sta musica. Già stiamo sopravvivendo al tutorial, al menu, voglio dire. Più di così. Attenzione. È sempre in inglese. Mi sono rotto il cazzo. Giochiamo vabbè, in inglese. Vabbè, fanculo. Hosta Game. Relax, Endless, Survival, Wilderness, Lights Survival. Out. Quale modalità vogliamo fare? Survival, va bene. Quindi andiamo semplicemente a sopravvivere. Possiamo giocare sia da soli che in cooperativa. Si chiama Together, quindi. Il nome Together, Together appunto, solito. Together che significa Together, che vuol dire Together. Odin's World, vabbè. Descrizione. È lui? Minchia sci, la descrizione. Public, Friendly Only. Game mode default, PvP off, giocatori 2. Alone, poi ti faccio il culo. Andrea, ma non sbagli, ma perché devi far figura di me? Va bene, on, password. No, stavo scherzando. Ecco. Password. Ma password non metterla, basta che mi inviti. Non metterla. Ok, no, la password dai. È proprio non metterla. Non la metterla. Che leva. Vabbè, sì, ma datti una calmata però. Leva. Local save, ok. Server online, no. È come friend only. Come si fa a farlo partire? General Mondo sotto, che non l'avevo visto. C'è scritto sotto. Non l'avevo visto.
Ma non è, non è, una, non è, non è una scusa. Oh. Oh. Beh. Oh. Beh. Non è buono, ragazzi. Ah, ok. No, ho schiacciato il tasto, non partivo. Generating world. Mi inviti. Ma non ho scelto il personaggio. Lo devo scegliere dopo. Scegliere adesso. Ragazzi, io non mi ricordo un H di sto gioco. Sì, faccio sempre Woody, il mio taglialegna preferito. Buongiorno, bentornati. Buongiorno, buongiorno. Il gioco è troppo difficile. No, è il tuo PC. Esatto. Arvom, grazie mille, bestia. Salut Valhalla. Figa dei caricamenti più lunghi di Baldur's Gate. Allora, come faccio ad invitarti, Andrea? Come al solito, Steam invita, guardi in vita. Sì, guardi in vita, madonna. Non riesco ad accedere a Steam. Dai, che sta musica mi sta cambiando. Che cazzo faccio? Andrea, non mi fa aprire. Ma prima scegli il personaggio, scusa. Vabbè, prima scelgo il personaggio, allora vado di Woody, che è il taglialegna, 150 di vita, 150 di fame, 200 di cervello, o meglio sanità mentale. Vado di lui, guardate che bellino che è. Non, purtroppo non ho strumenti per personalizzarlo, perché stiamo ricominciando da capo, ma noi ce ne frega. Vabbè, dovremmo averceli in realtà. L'importante è lui. Posto così, ok. È proprio bello, è proprio un bell'uomo, di cazzo. Bon, però io voglio invitarti. Come faccio a invitarti? Come al solito. Non riesco a invitarti come al solito. Ma se poi non sai proprio fare niente. Aspetta, cazzo. Adesso si è aperto. No, ma non si era aperto il menu. Non si è aperto. Sei un menu. Uomo, cioè. Amici. Don't start together. Bello. Invita a giocare. Ok. Bravo. Bravo. Allora, quest'uomo, che è un taglialegna, sì, dato che questo gioco è un gioco survival realistico, giustamente come ogni taglialegna è in grado di mangiare il legno e nutrirsi. Questo, le sue abilità non sono male. Intanto, se non si nutre di legno per troppo tempo, diventa un castoro mannaro, come ogni taglialegna, e quindi poi deve subentrare quel concetto di farò del male ovviamente al mio migliore amico per poter, perché così, perché il dramma, perché questo viene richiesto nel dramma, e quindi in sostanza allora faccio lui. Chi fa su lui? Fai lui, non lei? Il Strange. Caprone. Il caprone. E chi è? E dov'è? Beh, va bene questo. Va bene questo. 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 È già selezionati, quindi non capisco dove cazzo sta il problema. Non so dove non so come avviare il gioco, Andrea. Fai tu. Io non so come avviare il gioco. Non so come avviare il gioco, non ho più il tasto, cioè non c'è più il tasto avvia gioco, non so dove vai, ci dovrebbe essere scritto. Non c'è nessun vai. È finita. Non c'è nessun vai, mi fa riselezionare il personaggio. Io sono dentro. Tu sei dentro, tu l'hai scelto il personaggio, a me non me lo fa scegliere. Ma non è che, ragazzi, go. Per favore aiutate. Oh, l'ho schiacciato. Ma sai per quale cazzo di motivo? Perché sto premendo. No, adesso mi incazzo perché questo continua a prendere per il culo, ma è vero. Sto premendo da mezz'ora il tasto per far go. E non partiva, figa. Sai qual è la risposta, vero? La sai già la risposta. È il tuo computer, a sto esatto. punto. Allora, possiamo girare la visuale col tasto L. Guarda il mio caprone nuovo. Andrea, ma c'è un botto di roba qui. Ma da dove cazzo è uscita tutta sta roba? Mi hanno aggiunto situazione. No, ma io non sono capace. Ah, guarda come tiro il pugno. Guarda come tiro il pugno. Ciappa sui semi che ci serviranno per la nostra cultura. Ciappa sui fiori che ci serviranno per farci un bel cappello. Un bel cappello di fiorellini che aiuterà la nostra sanità mentale. Gli hippie. Come faccio ad equipaggiare la l'ascia? Io non lo so. Che ho fatto? Devi metterla nella barra sotto. Ah, qua forse ho trovato i bufali. No, guarda, che te, pick up. RT. Ok, ce l'ho. Chop. Da tagliare. Oh, abbiamo un po' di legna. Allora, ragazzi, quello che dobbiamo fare è cercare di sopravvivere. Quindi diamoci da fare. Non ho una pala. La pala poi. Oh, una carota. Oh, dei fiori. Oh, un albero. Datemi un accendino in questo gioco. No, per favore. Qua c'è una tana di un qualche insetto, rock den. In questo gioco il mio destino. Salve. È con l'accendino. Io. Bentornati. Dino, dammi un accendino. Minchia, mi ricordo quando eravamo adolescenti, eravamo giovani insieme. Quando gli dicevi questa frase, Dino, dammi un accendino, si incazzava per 2 mesi. Non ma perché siete dei mongoloidi, delle scimmie che si tira la merda, cioè non avete veramente... Ma cazzo, ma offendimi sul serio, porca troia, ma mi offendi... Ma perché? Ma Dio buono! Scusa.
Dio buono. Ma che cazzo ridete in chat? Cosa cazzo ridete in chat? Mamma mia, veramente. Sento uno strano suono, Andrea. Ci sono le rane? Ci sono le rane. Come ho perso? Allora, attenzione, queste qua sono le rane toro. No, queste, quelle surgono. È finita. Attenzione. Tornate. Arca! La vita. Arca la vita. Non riesco. Arca! Com'è che si craftava? Ma qua. Non lo so, Andrea. Arca! Sto morendo per le rane, sto morendo. Un francese. Aiuto, sono morto. Vabbè, io sono qua al portale. Ah, è vero, siete. No, è vero, è qua per risuscitare. No, ma io sono ancora dentro. Sei uscito te. Allora, non utilizzerò il pad. Perché non funziona un cazzo. Invitami. Adesso, però, veramente sta roba che non parte la mod mi ingrifa. Vabbè, ma chi se ne frega, dai. Ma perché? L'hai messa available? Sì, l'ho messa available. Sai cosa non ho messo di available? Vuoi sapere veramente che adesso stacco sto pad di merda. Allora, la sei già la risposta. Allora, dove cazzo è? Mettimi sta merda. Ok, back, yes. E niente, rimane in inglese, Andrea. Non so per quale motivo. Vabbè, fa niente. No, fa niente il cazzo. Allora, vabbè, rimane in inglese, peccato. Host game. Ma mi fa ricominciare da qua? Ah, ho vinto io la scommessa. Perfetto, perché c'era la scommessa e molto prima lui. Ma se resumo il world, ragazzi, se ritorniamo in gioco... Eh no, ritorni fantasma. Quindi devo eliminarlo questo. Sì, eliminalo e rinvitami. Delete world. Stavolta non separiamoci. Comunque, no. Cazzo, era una bella mappa, ma mannaggia. Ma bella, ma sono tutte uguali le mappe, Andrea. Ma che cazzo vuoi? Dai, su. Default, PvP off, local server. Generate world. Vedi che è molto più facile col mouse. E certo. E certo. Non ho fatto apply in basso a destra? Non ho fatto apply. Ma... Vabbè, ragazzi, ormai non mi. Cioè, ormai mi aspetto. No, la metto in italiano. La metto in italiano. Ma aspetto di tutto da lui. No, perché gliel'avete detto? Adesso un'altra mezz'ora. Sì, sì, ma aspettate. Guarda, si è arrestato il programma. Toh. Si è bloccato perché? Il gioco. Perché? Perché non mi fate i cazzi vostri? Si è bloccato il gioco per colpa vostra. Incredibile. Allora, sono. Perché? No, io voglio vedere fin dove arriva. Sono 36 minuti che non stiamo ancora giocando. Beh, grazie al cazzo, continui a uscire, entrare, uscire, entrare. Incredibile. No, si è imparato il gioco, ragazzi. Ma tranquilli, va tutto bene. Ma questa è la TV verità, perché, ragazzi. Perché, ragazzi? Perché? Sono le 22, grazie. Grazie, Daxin. Grazie. È difficile. È difficile. Allora, mods. E poi non cambia un cazzo dall'italiano all'inglese. Però scusatemi. Allora, a parte il fatto che io... No, vorrei, no, è colpa tua, è inutile che mo cerchi di giustificarti. Quando non mi fa parlare vorrei spararti nello spazio e veramente usarti come sonda per far capire agli alieni... Non venite. Sarebbe un destino Allora, io qua sotto, dove c'è scritto apply e compagnia bella, ho le casse, quindi non riesco a leggere un cazzo. Ecco perché sì, non l'ho sì, visto. Lo apply, l'ho applicato, vediamo se va in italiano, mo'. Sì, va in italiano. Perché devi giustificarti? Basterebbe semplicemente dire... Clay non è in grado di aiutarti nel caso di problemi durante l'utilizzo delle mod. Utilizzate... Ma chi se ne frega? Vabbè, non mostrare più, ho capito. È inutile che ti giustifichi, basterebbe dire scusate, non ci ho capito niente. Ti accettiamo. Io non ti sopporto. Allora, elimina mondo. Survival. Farlo anche survival è rimasto. Mondo di Odin. Beh, è bellissimo in italiano, fa tutto più schifo. Vedi. Rimettilo due. In inglese. Sì, lo rimetto in inglese perché ragazzi non si può. Genera mondo, vai. Vai, Daxin, grande Daxin. Morirà di nuovo ancora lui, Cosa? Cos'è l'accento, mo? Basta. Che mi hanno rotto i coglioni perché ho scritto ho la barba un po' storta anziché l'accento messo figa, l'apostrofo. Due coglioni, Dio santo, come rompete figa, il cazzo. Trovatevi qualcosa da fare, vaffanculo. Tutti della Cruz. È la stessa roba, uno è dritto, l'altro è storto, è la stessa cazzo di roba. Uno è felice, l'altro è triste, mi insegnavano a me elementare. Ti invito, I invite you. Intanto però l'inglese io lo so. Sure. And yes. Per adesso però stimi in inglese, Andrea. No? Incredibile. Invita a giocare. Ci sei? Vai, sto entrando. Ah, che è successo? Guarda.
Tre ore, tre per colpa sua. Ma va là, va là, va là. Battle, let's go, let's go, let's go. Ti muovi, ti unisci alla partita? Sto entrando, no? Sto entrando un attimo. Sto Please gettando. Enjoy the fucking game. Intanto entra, ma non è che devi aspettarmi, entra. Ah sì? Andrea non me lo c'è ricordo, io ti devi dare un enorme calmato. Ma c'è scritto vai là sotto. Ma che va, sì, ma... Posso selezionare. Ma perché non, ma perché è così Andrea, oggi? Abbiamo le abilità, che... ma da quando? Ma da sempre. Ma va. Guarda, vai sotto su selezionabilità. Ma hai avuto le abilità nei personaggi, figo. Vabbè, andiamo, va. Zio Eddie, salve. Ciao. C'è un'ape, prendi l'ape. C'è... Oh, oh, come io uccido adesso? Che cazzo? Come faccio ad usare l'equipaggio? Ma di già, ma guarda, avevamo una bella, guarda, avevamo una bella mappa. Come si raccolgono le cose adesso però col PC, Andrea? Io non lo so. Col mouse. Tasto space. 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 Allora no, perché io sono un mostro, quindi loro mi attaccano a vista. Ah, e beh, fanno bene. Siamo diverso. Sono diverso. Abbatti. Oh, la pietra per resuscitare, guarda che culo. Toh. La mappa di merda. Abbiamo la pietra da resuscitare davanti al, al teletrasporto. Guardate. Ma è sempre così, brutto, brutto caprone. Qui c'è una tana di... Come si chiamano? Talte. Senti, lo puoi fottere sto maiale? Lo puoi uccidere? Ok, allora facciamo la solita strategia, Andrea. Vai. Attacca? Come si attacca? Attacca, attacca costante, c'è scritto. Sì, si è spaventato. No, ho uccido adesso. Attaccalo tu, poi lo attacco io. Attaccalo tu, poi lo attacco c'ho, io. C'ho i pugni, c'ho io. Vai. Vai. Orca, ma... Che cazzo? Attaccalo! Vai a pugni! Vai, attacca costante! Non riesco! Ah, oh. Ah, che ci moriamo di nuovo! L'ha preso te! Ah, no! Che è sta cacata? Ma lascia, aiuto! L'hai fatto? Ma non lo so, ma si apre un menu a minchia! Guarda! Ma tu proprio il personaggio di merda più stupido dovevi prendere! Cosa cazzo serve il caprone? A vincere! Oh, ma quanto è duro! Oh, oh, che è sta roba? Ah, io gli frego le anime, è vero? Bravo, 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 bravo. Abbiamo della carne, comunque. Stasera mangiamo... Okay. Mangiamo i... Stasera doppia colazione. Stasera mangiamo i nativi del posto. Ah, c'è già il mare? Ah, al di là senti del mare... Senti farci la zattera, Andrea. Te lo ricordi il crockpot? Come si chiamerà in italiano il crockpot? Il crockpot sembra la roba che c'ho tra i piedi la mattina. La croppa. Guarda qua, ci sono delle tane, esamina tumulo dell'aragosta. Chissà che cosa ci sarà dentro. Allora, possiamo già creare. Però io allora, non qua c'è il miele, però. Ok. Se sentite questo fastidioso suono, è la mia ascia, ragazzi. Allora, adesso questa qua è la stagione primaverile. Durante la stagione primaverile... siamo abbastanza col culo coperto perché appunto tutto è rigoglioso e verde ed è più facile sopravvivere. Anche se in questo fantastico posto, che tra l'altro col tasto M possiamo vedere la mappa, guardate qui, come possiamo notare non c'è un cazzo perché lui sta rubando tutto ciò che trova. Vabbè, vabbè, tanto poi dopo ci divide, dividiamo. Si divide, dividiamo. Ma allora, prendi quella carotina lì. Se mi mangio la carota, quanto mi dà? Raccogli gli erba. Avrà dato tipo un HP. No, ma devi cuocere la verdura. Allora, iniziamo a farci un campo da qualche parte, Andrea. No, c'è l'uccello. L'uccello si sbircia. Quello le prende l'occhio, quello lì, l'uccello occhio. Ah, perfetto, dov'è? È quello là sopra, ma sei fuori, non ce la faremo mai. Dov'è? Senza armi. No, voglio farlo vedere. Eccolo. Ah, le vuoi fregare l'uovo? Madonna, ragazzi, guardate che meraviglia. Queste sono le creature che si possono trovare in questo gioco. A parte quello di prima era un uomo po... Visto. Corri! Vabbè, un occhio. Ci butta un occhio. Per fregargli l'uovo. Vai, vai da lui. È andato da lui. Mamma mia, sì. Allora, vuoi andare a sud, a nord, a est, a ovest? A sud, a nord, a est, a ovest? Andiamo, seguiamo questo sentiero, tipo Dorothy. È già finito. Verso nord. Perché qua, Andrea, okay. Ti ricordi che dobbiamo fare... i bufali. Cazzo, sta diventando già notte. Allora, aspetta, no, no, no. Provo a farmi una torcia. Pomeriggio. Come cazzo si fa? Come si apre l'inventario? No, ce l'hai di fianco, a sinistra. Ok, mi sono fatto una torcia. Così almeno per la notte siamo a posto. Ecco, come sei bravo. Come sei messo al cibo? Il cibo è abbastanza bene, il problema è la vita. Che mi ha picchiato forte il maiale.
Allora, io se non sbaglio posso mangiarmi il tronco? Rende tutto proficuo? Cosa? No, ma solo quando sei castoro. Ah, solo quando sono castoro posso. Sì, è vero, bravo. Sto già scendendo la sanità mentale perché è buio. Io sono abbastanza. Io finché taglio la sanità. Finché taglio gli alberi ho la sanità mentale alta, quindi. C'è il personaggio rotto. Il personaggio è bellissimo, ragazzi. Lo adoro. La sanità mentale è uno dei. L'oro dobbiamo trovare, l'ovo. America. L'ovo, minchia, mi stanno rivenendo in mente dei meme di 3 anni fa. Gold Digger ti chiameranno. Il ragno. Ah, perfetto, possiamo la seta. The Seite. Ammazza. Io invece ho il Piquan. Mamma, it's that Maret, no, Andrea. Va bene. Ma come lo schiaccio? Ti sei fatto il piccone? Per quale cazzo di motivo ti sei fatto il piccone? Perché tu c'hai l'ascia. Beh, ha senso. Siamo complementari così. Ah, c'è la. No, vabbè, la roba dei ragni, lo spon di ragni, lascialo. Che farmiamo. Eh sì, farmiamo la carne, ragazzi. Io essendo un mostro posso mangiare la carne di mostro. Tu forse no. Allora, Andrea, io direi qua che già è una zona abbastanza rigogliosa. Io un campo al volo per la notte, dato che sta per il campo, però ci vuole. Vabbè, fallo tu che c'hai il legno. Sì, sì, ma sta diventando notte. Costruisci campo. Olè. Allora, per stanotte ci siamo. Devo buttarci dentro il fuoco, come cazzo si faceva? Devi fare fuel, devi mettere il mouse su il coso sulla legna e fare fuel. Sì, comunque no, è cambiato molto. È cambiato un botto, Andrea, io non riesco più a farlo. Aggiungi il combustibile. Devo proprio prendere il legno adesso e metterlo sopra. Sì, basta, non esagerare. A me piace quando scoppietta. Guarda, c'era un puffin islandese a caso nel gioco di Tim Burton, classicissimo. Blue Jade, grazie mille, bestiaccio, la tua Valhalla. Questo qua, ragazzi, è un gioco molto estivo, secondo me, da passare in compagnia. No, rappresenta l'estate, secondo me. Secondo me sì. Comunque adesso hai visto che non c'è più l'inventario che lo scorri con la rotellina, devi proprio prendere l'ascia e equipaggiartela manualmente. Hanno cambiato un botto di robe, non puoi più switchare. Allora, mi sono cucinato la carne cotta, però io vorrei capire un attimino. Dai, me ne dai un po', cucino anch'io. Ho caldo, aspetta che mi levo da qui. Le bacche me le mangio adesso. E mi cucino anche la carota. Cucino anche il fungo. Bom. Però, ma prima non si vedeva quanto ti davano le cose prima? No, in realtà no. Vabbè, strano. Buono. Faccio crescere un po' di alberelli. La notte, ragazzi, noi non possiamo spostarci da. Vabbè, c'è una torcia. Da una fonte di luce, a meno che appunto abbiamo una torcia. Perché di notte accadono cose. Artigli ci afferrano. Tamburi negli abissi. Tamburi negli abissi, sì. Suoni nell'oscurità. Enigmatico. È un gioco enigmatico. Adesso quasi faccio sul fuoco. Spengo la candelina e vediamo che succede. Aggiungi combustibile, vai. No, ma ce la facciamo, Andrea. Io intanto magno. Allora, posso farmi il cappellino? Ah, se mangio la carne di mostro mi toglie la vita. No, la sanità mentale, in teoria. No, la vita mi ha tolto. Ah, è vero, perché tu non sei un mostro. Questo è un problema. Ma questa qua cos'è? Carne cotta? Di cosa? Non so, ho mangiato la carne cotta. Ho mangiato la carne cotta dell'uomo porco di prima. Vabbè. Buon, partiamo. Vai, ma lo si può spegnere il fuoco? No. Esamina fuoco. Mi piace il fuoco la sera. Non è sera, però dobbiamo trovare l'oro. C'è una bestia tentacolare, tentacoluta, che figo. Mi attacca? Che fa? Ma bellissimo, ma possiamo pescare, Andrea? Penso di sì. Sì, la canna da pesca c'era, però. Yakana da pesca. Per metà è brasiliano. Giappone, sì, un po' giapponese, un po' brasiliano. Snail, grazie mille, bestiaccia. Allora, questo, ragazzi, fu il primo gioco che portammo sul canale. Pensate, in live eravamo in 3. Non sto scherzando. Sì, vabbè, 3 perché gli altri 3 erano. 3 eravamo il mio account, il suo account e basta praticamente. È quello del canale. Incredibile. Quando c'erano 6 persone erano andati in panico, ti ricordo. Sì, quando c'erano 6 persone ti è venuta la caratteristica vena d'ansia sulla testa. Incredibile. E ci hanno quasi mannato per anche appunto, adesso. Anche adesso, perfetto. Yakana. Sembra una bestemma, Yakana. Ma è un nome perfetto per un cane. Guarda che qua c'è l'oro. Qui con la pala potremmo strappare tutti. Ma la pala forse posso costruirmela. No, ci vuole la workbench per la pala. Il piccone. Vabbè, mi faccio un piccone, va. Ok.
Ovviamente, ragazzi, un oggetto si consuma tranne la mia ascia, perché la mia è un'ascia apposita. È viva. La mia ascia è un personaggio, in realtà, non è uno strumento. Ah, non parla? Sì, no, parla. Se non la smetti di rubarmi le cose, magari. Attenzione, un nuovo bioma. La palude. Il fungo rosso. Non c'è qualcosa... Ma non c'è un cazzo qui. Aspetta, allora, stiamo ritornando verso il portale, comunque, noi, eh. Ma se zoom indietro con la visuale... Ok. Addirittura le nuvole. Ma che figata, ma c'era sta roba? Stiamo ritornando verso il portale, comunque. Sì? Eh sì, stiamo ritornando verso il... perché siamo su un'isola. E allora, Andrea, l'unica strada che ci è da percorrere è quella sud, quindi andiamo a sud. Andiamo a sud. Magari, se vuoi, possiamo... Non lo so. Il coniglio. Per trovare i bufali. Andrea, il coniglio. No, non ce la facciamo. Come non ce la facciamo? Basta avere una pala. Non hai una pala? No. Ti sei rotto? Tutto a posto? Stavo leggendo le abilità. Te l'ho appena detto che ci vuole la workbench. Ma le abilità che cazzo sono? Scusa. Non le abilità, quella roba che c'è in alto, la scrapbook, che cazzo è? Coniglio, fermo. Allora, vedi che c'è la buca lì? Allora, qua sotto, coniglio sotto, girati, coniglio sotto, e va sopra, sotto, che cazzo vuol dire? Vai sotto! Perdere, non ti ha fatto niente il coniglio. Allora ammazziamo le rane. No. Andrea, mi serve il cibo. Dobbiamo ammazzare le rane, ci serve del cibo. Perché questa voglia di uccidere queste povere creature di Dio? E siamo qua per colonizziamo. Come si fa a creare... Posso creare una cazzarola? Di lancia? Non c'è una lancia? La lancia ci vuole la workbench. Per fare la workbench ci vuole? Ci vuole l'oro. Quindi l'albero. Dobbiamo trovare l'oro. L'ho detto 50.000 volte. L'oro? Sì. Addirittura? Devo andare nel deserto. Senti, prova ad ammazzare una di queste rane, aiutami. Non ce la fai, muori, dai, lascia perdere. Aia! E se mi dai una mano, tu ce la facciamo. Sono forti, lasciale stare, non ne vale la pena. Lucina. Sono forti, delle rane. Così, guarda. Sì. Guarda. Oh, guarda. Cosa guarda? Non c'è un cazzo, Andrea. È già deserto. Ma non è deserto, questi qua sono i grandi campi. Cosa vuol dire grandi campi? Quello che vuol dire grandi campi. Guarda, stai fermo lì, ti faccio vedere un trucco, guarda. Hai visto? È l'abilità? Sì. E io non ce l'ho questa abilità, come si attiva? Che è mia. Conosce il diavolo. Vabbè, intanto mino. Un po' di pietra potrebbe aiutarsi. Dai, che ci vuole l'oro qua. Ho trovato non so che roba, c'è già il menu pieno, perfetto. Aspetta, mi mangio i semi. Comunque... Quel cazzo di nitrato di merda, non raccoglierlo. Non lo raccolgo, va bene. Io mi fido di te e della tua memoria, perché non mi ricordo un cazzo, ragazzi, quindi meglio così. Sta comunque diventando già sera. È pomeriggio. È un problema. Sì, vabbè, già sì, pomeriggio, già non si vede un cazzo. Effettivamente si dice buonasera. Accende allora, la candela. Per salire con la vita, non sai che non mi ricordo più cosa bisogna fare. Nemmeno io, c'ho 4 di vita io. 4 di vita. E anche qua è tutto chiuso. Forse ho trovato il Campo Santos. Hai trovato una... Se guardi la mappa, noti che siamo in una sorta di penisola. Meglio, maiali. Ci sta, li ammazziamo. Possiamo farcela. Un po' di cibo. Grazie. Un po' di cibo. L'uccellino mi ha lasciato i semi. Che carino. Lo ucciderò. Lo mangerò. Ti troverò. Quando arriverà l'inverno saremo fottuti. Allora ci sono ancora qua i ragni. Sì, non siamo pronti secondo me. Dobbiamo un attimo. Però non posso mangiarli. Un attimo skillarci. Sì, vabbè, ragazzi, abbiamo appena ripreso. I ragni in realtà puoi mangiarli solo con la... Ti ricordi che con la pentola, anche con la carne di mostro, potevi fare le polpette e non ti dava il malus? Mi sto portando una testa di... No, stai allora. Stai uscendo. E ho sbagliato. Vandalo. Ho sbagliato. Mi stavo portando dietro una testa di marmo. Allora, questa roba qua, Andrea, secondo me, se noi andiamo a posizionare... Sì, nelle rovine. Nelle rovine che ci sono vicino al... Come si chiama? Al portale. Forse... Possiamo ottenere qualcosa di fine. Roba. Aspetta che forse abbiamo trovato il ferro e l'oro. Qua non c'è l'oro, questa qua è la palude. Magari c'è. No, non c'è no, nella palude. No, ci sono le mosche. No, ma qua ci sono i nemici. Qua se non vai sul sentiero sei fottuto. Raccogli il canne. Se non vai sul sentiero sei fottuto. No, lascia perdere sto bioma, ci fanno il culo. Poi ci sono pure ste... Cosa sono ste bestie?
un po' mi urta fortemente il ronzio. Il suono a me rilassa, pensa. Pensa che adesso ho fatto una scatola con ho messo un cucchiaio, c'è il cimitero un cucchiaio di miele dentro un bicchierino. Così da attirare le mosche e le zanzare. La notte me lo metto vicino alle orecchie perché proprio mi rilassa. No. No. Ti sto dicendo di sì. È pieno di ragni. Andrea, qua... c'è anche il cimitero. Andrea, sta diventando notte. Stammi vicino. Come si fa ad equipaggiare? No, sbaglia! Come si fa ad equipaggiare la torcia? Non me la ricordo più. Devi mettertela dove ce l'hai. Ok, ci siamo? Via. Oh, posso dar fuoco agli alberi. No, non farlo. Cos'è sta roba? Oh, non aprire! È una trappola! E che cazzo? E che è? In fiamma? Oh oh. No! Spegni! Oddio! Perché hai dato fuoco? Perché hai dato fuoco? Ma è un cretino, perché hai dato fuoco al tesoro? Perché sei morto, scusa? Mi hai dato fuoco. Ma io non ti ho dato fuoco a niente, perché sei morto? Guarda, tutto il loot, hai dato fuoco a tutto il loot, ma perché è un cretino? Quindi devi ricominciare da capo? Sì. Sì, ma Andrea, cioè, io non ho parole. Ma perché è un cretino? Io non ho parole. Ah, però aspetta, Oh, che? Ha dato fuoco a tutto. Ma cos'è sta roba? Cosa sta succedendo? Non lo so, vorrei prenderlo, non posso, c'è il fuoco, la fiamma, la dannazione eterna. Cos'è? Esamina. Cos'è? Ho full vita, perché ho full vita? Oh. Che cazzo succede? Cammina verso l'occhio del terrore. Questo è Bloodborne. Ma che sta succedendo? Archia! Aiuto! Ma che è? È Bloodborne. Aiuto! Aiuto, cos'è? Ha fatto un figlio. Lo prendo. No, prendi... uovo del terrore, esamina. Probabilmente non dovrei lasciare aprire quell'occhio. Cioè, fallo su. Ma non romperlo, che cazzo rompi? Devi romperlo, rompilo. E si è aperto. Che carino. Arca bastardo, ammazzalo. Che bello però. Vabbè, però. Minchia. Allora, arrivati dal cazzo, grazie. Sto morendo. Muori anche tu. Ti prego. Ti devi levare dal cazzo, se no clicco su di te, brutto imbecille! Un narvalo, figa! Cazzo, c'è il cervello veramente di un criceto, guarda, sto morendo! Per farti morire. Ma perché che c'è sopra la pietra della resurrezione ce n'è una, deficiente, ce n'è una, guarda, senti. Ma sì, ma basta, ma disconnetti, ma chiccalo fuori dalla partita, ma mi sono già rotto i coglioni di giocare. Sì, dai, cambio mi sono rotto il cazzo, cambio personaggio. C'hai ragione. Ragazzi, il gioco è bello quando dura circa 56 minuti e 53 secondi. Che personaggio mi consigli? Un personaggio normale che non attiri l'odio della gente. Prendo Sweeney Todd. Che è il più normale di tutti. Com'è che si chiama? Non mi ricordo. Kevin? No, era Bob. Sfoglia partite, ma che è? Elimina sto mondo. La sfoglia di pasta Fillo. Il cuoco. Qual è il cuoco, ragazzi? The Cuoco. Adesso vedo. Se no, posso anche prendere il ragno. Il ragno non è male perché ci genera le uova. No, ti genera le uova e ti genera anche la seta. Cioè, cresce la barba che tagliandosi fa fili di seta. Dai, faccio il ragno. Io non ragazzi, non mi chiedete, non inizierò un nuovo e-commerce sul canale con i miei fili di barba. I fili di seta. Fili di seta di Dino. E quanto la venderesti? Seta di Dino. Beh, a pelo... No, a mazzetto. No, a pelo, dipende dalla lunghezza. Quanto un centimetro, valutiamo il centimetro, un centimetro facciamo un euro, dai. Tanto, Divinity, grazie mille, Roto Valhalla. E tanto. E tu ti venderesti per meno? Certo. Allora, ti invito di nuovo. Adesso ce la facciamo. Bravo. Adesso, per favore. Sì, ma è stata colpa per tua favore. Perché hai dato tu. Allora, adesso stiamo. Hai dato tu. Hai dato adesso tu fuoco, stiamo. Non è, smettila di puntare il dito perché il colpevole qui sei solo tu. Hai dato tu fuoco al quarzo di forzie. Allora, sappiate due cose. Invitami. Che adesso, uno, ti ho già invitato. Uno, facciamo le cose sul serio. Due, ho la porta aperta. Quindi. Ti ho già invitato. Ma perché non fai vai? Aspetta, non faccio vai. Perché? Ah, perché devo. Aspetta, fammi vedere le abilità che ho, scusami. Mine faster in your well-beaver form. Ah, posso minare. Beh, figo, però. C'è un nella forma da castoro posso.
Sono più veloce nel pigliare nel allora, il cuoco qual è? Il cuoco? Ah, ma tu stai ancora scegliendo il pupazzo? Va bene, dai, mentre tu scegli il pupazzo io qua faccio... C'è Wendy, che è la bambina. Catto sulle robe. Non era male la bambina, aveva un'abilità, adesso non mi ricordo quale, ma aveva un'abilità particolare. Wilson è quello che... Wilson! Wilson! Poi c'è, vabbè, Woody, la vecchietta che è la bibliotecaria. Dai, faccio il ragno. È un mostro, diventa amico dei ragni, porta una barba liscia e setosa. Però ha poca sanità mentale. Lo so. Eccoci qua. Oh, il piccone. Via. Abbiamo Wendy. Lo scheletro, vediamo cosa ci dice se esamino lo scheletro. Mi spiace, amico. Linee di dialogo degne dei Looney Tunes. Mancava una carota in bocca. Mi dispiace, amico. Io non sopporto Bugs Bunny. Vorrei veramente che il cacciatore lo prendesse e lo pelasse dal buco del culo. Come fanno veramente i... Non so se sapete come si scuoiono i conigli, ragazzi. Si sbucciano come le banane. Sì. Ovviamente Twitch contestualizza. Si tratta di banane. Di banane goliardiche. E quindi Bugs Bunny vorrei facesse quella fine. Non lo sopporto proprio. Allora, facciamo un piccone. No, ce l'ho già il piccone. Juan, allora sto arrivando, Ma dov'è? È qua. Equipaggio, olè. Eccomi. Ho fatto il ragno. Hai fatto il ragno? Sì, dai. La bambina c'ho pochissima vita. Fai il personaggio che più ti. Con la quale ti trovi meglio, Andrea. Non. Per favore. Allora, la parte desertica forse però, c'è. Sopra. Sto andando verso nord-ovest. La parte... Oh, ho trovato l'oro, Andrea. C'è cimitero. Oh, trovato un tocchino d'oro. Non so quanto oro ci serve. Pensavo la pietra che è sta da roba? Piccare. Scrapbook update. Pietre. Non so se l'hanno cambiato. Non lo so. Questa qua la manca. Ah, serve... No, uno di oro. 4 di legno, 3 di selce. A posto. Siamo quasi. Possiamo già fare la lavoro. Ricordavo 3. La macchina per le invenzioni. Vabbè, allora scegli un posto dove fare l'accampamento. Ma di già, aspetta. Un altro scheletro. Attenzione, un altro scheletro e un'armatura di paglia. Te lo ricordi? Ma che bello che sono. I signori della paglia mi hanno rubato la paglia. Mi dispiace. I signori della paglia mi hanno rubato la paglia. Altro oro. I signori dei cavalli mi hanno rubato i cavalli. Beh, giustamente. Bruciate i loro cavalli. E tutto quanto, insomma, ritorno. Sì, erano coldi i pup del signore degli anelli. Te ricordi la falena che ci metteva tre quarti d'ora? C'è l'uccello al cinema. Sì. C'è il Andrea, c'è il pennuto. Ah, perché c'è proprio lì il suo nido. Tra le miniere d'oro. Bastardo. Non ha deposto l'uovo, però, Che cazzo ridi? Ah, sì, ho capito. L'ho sentito adesso. Ah. Questi fiumi. Vabbè, a sto punto, Andrea, facciamo questi anche... Questi biomi... Sono biomi. Aspetta, non riesco a finire una frase. Il segreto però, per sopravvivere è morire. Mi sono rotto per colpa vostra. Andrea, c'è una pigna. Ho trovato l'oro lutato. No, ci sono i segugi. Non sa più parlare. Ho trovato i segugi. Ma dove minchia sei? Andrea, apri la mappa. Non ti vedo. Ma guarda che c'è il simbolino lì, lo vedi? Non è vero. Apri la mappa. Che poverino. Non è vero, non c'è. Cazzo, è vero, non c'è il simbolino, perché? Tutto brutto caprone. Però mi dice dove sei tu. Basta guardare. Vieni. Non vedi che c'è il simbolino? Ma non è vero. Sul lato dello schermo, vedi che c'è un simbolino? C'è l'icona del giocatore. Ah, sotto di me, la vedi là? È quel pallino lì, ragazzi. Vabbè, sto venendo da te. Anche se dove ero io c'erano molte più. Ma dove risorse. Sei? Scusi. Vedi poi perché ti aspetto per giocare? Ma dove sei? Giù, dimmi dove cazzo sono sei. Sono andato a sinistra, non sono su o giù, sono andato a sinistra. Finito il mondo a sinistra. Ma che cazzo dici? Ho trovato tutto, possiamo già fare la macchina. Giù sei, brutto cretino, sei giù sei. Ma che cazzo dici? Beh dai, fai... Ciao piccino. Che vestito hai? Scusa. Mantello da... Che cazzo di suoni sono? Ma sei deficiente. Sono io. Beh, hai problemi con la mia voce. Non aprire mai più bocca. Carota mia. La prima frase che dice tua moglie. Fiore mio. Albero mio. Allora, abbiamo un po' di tutto, Andrea. Quindi, quando vuoi. Un purpurri.
Quando vuoi iniziare. Guarda che c'è il deserto quello grosso qui. C'è il deserto grosso? Guarda, qua ci sono i segugi, i cinghiali. No, attenzione allora, perché questi ci ammazzano, eh. Non è male sto posto. Non è male per niente, ci è andato un po' di culo perché abbiamo un po' tutti i biomi vicino al... Però mancano i bufali. È vero. La cacca. Senza quelli, ragazzi. Aia. Ma che vai contro le spine? Ma la madonna. Non parlare mai più. Non osare più. Rave. Aspetta che provo. No, ma qui rischiamo tantissimo. Perché? Che c'è qua? Ci sono i cinghiali, te l'ho detto. Olè. Mio. 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 Ah. Mio. Ho trovato l'armatura e il cappello da zio Tom. Come hai trovato un'armatura? Anch'io la voglio. Dammela. No, rotola di paglia. Dalla me. Dalla me. No, no, non è l'armatura. Compleanno. È un sacappello. Dalla me. Il cappello dello zio Tom. Bello. E questo? È un portale? Non lo so. Non era mica il wormhole, Andrea? No, il wormhole era piccolo. Guardate, ragazzi, è fighissimo questo. Ma comunque ancora non ho trovato la minchia di cerchio. Il cerchio magico delle fate. Aspetta che mi faccio una... Canna da pesca. Oh, grande. Ok, perfetto, abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Allora dobbiamo metterci vicino a una fonte d'acqua, Andrea. Toh, guarda il mare. Che culo, ragazzi. No, ma si può, però, ma dei survivalisti d'eccellenza proprio. Bear Grylls ha imparato da noi, pensate. Perché mi sta scendendo la sanità mentale? Sono Bear Grylls. Potete pescare solo negli stagni con quella canna. Grazie mille, Smerigliodonte. Grazie mille per precisare e rovinarci, ovviamente. Rovinarci i sogni, bro. Ogni sogno possibile. Cammino verso ossa. Il mondo. Oh, sta bene. Oh, la notte! Tranquillo, tranquillo. Il fuoco, la notte, l'inferno. La fine. Ti ricordi, Andrea, il meme? Il fuoco, l'inferno. L'amore del fuoco. Chiamate il sindaco. Pensate, ragazzi, questo meme qua è un meme che si ricollega a 5-6 anni fa, quando Palermo stava bruciando. Che novità. C'erano 50 gradi. Nel sud Italia. Ma questa è l'estate più calda. Ma solo questa. Ma vuoi capire che gli incendi Io non vedo più un cazzo, Andrea. Non è colpa del caldo gli incendi. È colpa dei palermitani. È colpa del loro PC. No, è colpa del loro PC. Cazzo, devi darmi il tempo di dirla. Porco Giuda. Però Andrea, qua io ho paura. Stiamo brancolando nel buio. Continua a vedere carcasse di creature. Non è che sia molto... È un buon segno, Filippo. Vabbè. È un buon segno quando ci sono le ossa. Zitto. I bufali. Che cazzo è? Un antilope? Antilope. Ma che è? Che belli però. La cervanza. Sembrano signor Tumnus. Sì. Li ammazziamo? No, aspetta, per me ci fanno il culo tantissimo. Aspetta, voglio vedere se si svegliano. Ma che belli. sono degli incubi devastanti, però sono belli. Aspetta che ne abbatto una. No. È veloce. È veloce. È molto veloce. L'acqua? C'è il ghiaccio sciolto. Ma bellissimo sto bioma, Andrea. Ah, beh, questo qua c'è l'oro. C'era il piccone, vai, prendi un po' d'oro. E si è rotto il piccone. Aspetta che ne faccio niente. Ragazzi, stiamo cercando il posto dove iniziare a costruire il nostro impero. È un legnetto per me. Sì, ne ho uno, come faccio a... Dammelo. No, aspetta, sto cercando di capire. Ci deve essere... No, c'era un modo per buttarne giù. Mouse! Andrea, veramente sei... Trascinalo, mette, buttalo col mouse. A posto, qua, lascia cadere. Via. Oh, lascia cadere. Vabbè, me l'ha messo lì, Andrea, non so che cazzo dire. Sai che non è male qua? Allora, qua abbiamo, nel boschicciuolo. Abbiamo però anche che dovrei avere tipo il mare dietro. Ti ricordi che facevamo tipo le Termopili per difenderlo meglio? Sì, da un lato dovremmo avere il mare. Guarda, c'è una bellissima oasi con un laghetto sopra nel deserto, esattamente sopra di qua. Solo che d'estate in questo deserto, secondo me, schiattiamo male. Ah, beh, frigorifero, l'aria condizionata. Ma è stanca con quella, poverina, l'hai sentita? Sì, la scarica. Sto gioco è molto carino. Eccolo il wormhole. Vogliamo vedere dove ci sbuca. Però la sanità mentale andrà a... Aspetta, fammi prendere a un piccolo. Po'. Olè. Olà. Orsù. Andrea, io ho fame, eh? Quindi vieni, mi metto... Vieni, vuoi entrare? Sì, ma entro... Sì, ma... Oh, madonna. Vabbè, vediamo dove ci sbuca.
Oh, c'ho il mare dai, dentro. Bello, 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 bello. Dove siamo? Da tutt'altra parte, va bene, dai, ascolta, teniamo questo warm-up qui. Troviamo un mare. Ma io farei già casa qua, guarda, il mare qua. Qua ci sta. Dai, allora iniziamo a costruire casa qui, ragazzi. Allora, tu fai il fuoco. Sono anche le api, non è male. Allora, per prima cosa, questo, la macchina della scienza. Olè, per seconda cosa, un fuoco da campo. Il cervello si sta rattrappendo, però. Olè, poi, cucina. 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 Ah, guarda com'è cambiato cucina. Il crafting. Non si capisce cucina. Un cazzo. Ok, magna. Magna, allora io mi faccio la pala. Magna. Ok, ho lo stomaco pieno. Ti sei fatto la pala? Sì. Allora, vediamo come funziona sta la macchina della scienza. D'accordo. È cambiato tantissimo il crafting. Come si fa ad usarla? Perché non me la fa usare? Forse no, devi premere l'atomo che c'è in alto a sinistra. Ah, già, è vero, bravo. La madonna, no, è diventato Minecraft. Non è vero, era molto diverso prima. È diventato Minecraft? Sì. Con già tutto sbloccato. Volendo posso già fare la bussola, ma sti cazzi. Quindi abbiamo le fonti di luce, come il crockpot. T'ho fatto un... dov'è? Raffina materiali, le assi di legno. Marina. Dov'è? Marina, attenzione. Possiamo farci di già la barca. Io c'ho il sacco a pelo. No, oggetti per no, la pioggia, oggetti estivi, fighissimo. Oggetti invernali. Dovremmo fare la pentola. La pentola come si fa? Cottura. La pentola di coccio, la pietra tagliata e la carbone là. Quindi dovevo dar fuoco a qualcosa. Per fare la pentola di coccio. Però adesso c'ho la pala. Vado a sradicare i cespugli di bacche e li ripianto qui. Ma guarda, io quasi quasi mi faccio intanto uno zaino, perché secondo me non è male. Poi devo costruirlo lo zaino, pezzi di merda di fango. Ah no, è qua, eccolo. C'è quello su, raccogli zaino. Opla, abbiamo lo zaino qua a destra, fighissimo, perfetto. Perfetto. Aggiungi. Boh, via. Non male. Ale, allora, dobbiamo trovare, l'unica cosa che ci manca adesso sono i bufali. È la cacca, perfetto. Perché? Cos'è che ci serviva? Per coltivare il campo, sì. Buono, ma vuoi anche che inizi... anche per riattivare quei cespugli, capito? Vuoi che inizi a costruire delle palizzate per difendersi? Vabbè, le palizzate per ora no. Io farei più che altro la roba. Farei la pentola. Attenzione. Cos'è? La pentola, così anche tu puoi mangiare la carne di ragno. Perché io adesso posso deporre l'uovo. Qua vicino ce lo deponiamo e ci mettiamo la fonte di carne. Tu con la pentola ti puoi fare le polpette e non ti conta che è carne di mostro, quindi puoi mangiarla anche tu. Certo. No, ma certo. Quindi certo. Ci vuole la pentola, deve andare a fuoco. Allora, la lancia ci serve la corda. Per farmi la corda, che cazzo devo fare? L'erba. Non mi ricordo più. Eccola qui. Damn. Io voglio la lancia. Me la faccio perché comunque toglie di più, ragazzi, la lancia. Io mi sono fatto pure il sacco a pelo, comunque. Olè, abbiamo una lancia anche. Fammi della lancia. La posso lanciare la lancia? No, la stupido lancia io che ho pensato a una roba del genere. Chiudimi. Non mi chiude più. Si è buggato tutto. Non mi chiude più sta roba. Ma chiudi tu, sei. Come si fa? Non me lo chiude più, Andrea. Lo sai perché? Ah, perché si schiaccia qui. Boom, perfetto. Ok. Ho capito. Ti sei risposto da grazie solo. Faramir, grazie mille, bestiasso. Ma è lui? Sì, è proprio lui. Il figlio quello che è malvoluto. Da coso, come si chiamava lo scanna scuole lo sovrintendente di Gondor? Faramir. No, Sire Deletor. Ok. Faramir, che insieme a Faramir vanno a portare l'anello. Ti piaceva Boromir? Ti piaceva Boromir come personaggio? Assolutamente no. Vabbè, a me piace solo perché c'è Sean Penn. Assolutamente no. Compare per 10 minuti nel film, ovviamente. Compare per 10 minuti, dà fastidio e poi sparisce. Ma che 4 ore? Ma dove? Per tutta la compagnia dell'anello. Su 4 scene con lui. No, vattelo rivedere. Su 4 scene con lui. È parte integrante della compagnia dell'anello, Boro. Ma non è vero un cazzo. Infatti, muore all'inizio subito. Non è vero, è il personaggio. Lo estinguono subito, non serve un cazzo. È il personaggio che fa decidere. Che fa decidere a Frodo di abbandonare la compagnia. Ti fa capire. Non è lui che fa decidere, figa. Si rende conto che deve farlo da solo. È ovvio, è lui. Ovvio, ma comunque. E Boromir è col primo a cadere sotto l'influenza. A cadere. Mamma mia. E Sean Bean, sì. Sean Bean. Boromir e Faramir, cosa? Perché? In che Faramir, senso? Faramir è l'attore che fa Faramir è praticamente più di Pai.
È vero. Non si può dargli tonto. Dagli tonto. È notte! È notte! Dio santo! È notte! È notte! Oddio! Una torcia. Sto dando fuoco agli alberi, eh. Beh certo, perché siccome è notte non c'è soluzione. Devo fare il carbone. La pigna, pigna ci può aiutare. Posso fare un letto? Non c'è modo di fare il letto? Mi faccio... Eh no, devi fare la rotola di paglia. I briganti di paglia. La bussola che cazzo serve? A niente, perché devi sprecare roba? Ma effettivamente non serve proprio un cazzo. Cioè il nord, è per andare a nord basta andare su, per andare a sud basta andare giù. Vabbè, e... me la metto nello zaino a sto punto. Questi non so che cazzo. Lascia cadere ste cagate. Allora Andrea, devi dirmi cosa devo fare. Sto facendo il carbone. Tu riesci a fare la pietra cubica, la pietra raffinata? Ah, dici la pietra raffinata. Sì, sì, adesso provo. Usa una macchina dell'essenza per costruire questo prototipo. Ah, è qua. Cioè, vedi tu. Quanto ne vuoi, Andrea? No, devi della ricetta. L'importante non è quanta ne voglio io, ma quanta ne vuole il mondo. Ne servono tre. Allora, io vorrei prendere il carbone. Minchia, Due. Tre. Ok, ma posso farmi? Ho dato fuoco in modo intelligente perché non ho bruciato nulla. Proviamo a costruire. Ci serve, sai che cosa? Serve un forziere perché devo iniziare da magazzino per stoccare le robe. Andrea, perché qua è un casino. Dov'è? Eccolo qua. Servono tre assi. Al volo, ci penso io. Asci di costruisci. Pietra. Costruisci. Olè. Eccolo qua. Eccolo qua. Prototipo. Perfetto. Ok, io do fuoco. Lo metto qua. Un campo proprio, ragazzi, classico, eh. Allora, ti metto dentro il forziere, ti metto la pietra che ti serve. Vai, vai, io intanto mi sto facendo carbone. Non so cos'altro, metto anche l'oro, perché tanto basta e avanza. E inizio a seminare le pigne. Andiamo dal comproro. Semino un po' d'alberelli, ragazzi, che questi qua ci serviranno. Bravo, bravo, poi dopo io gli darò fuoco a quegli altri. Lascia dice, ehi, abbatti gli alberi. Incredibile. Bravo, ne voglio... Cioè, trovatevela così, ragazzi. La vorrei anch'io. Trovatevi un'ascia. Sì, sì. Non vi tradisco. Taglia, ha ragione, però. Mi sto per tramutare in un... Effettivamente in un... Com'è che si chiama? Non mi ricordo più. Un beaver. Sì, ma in italiano? Beaver. Faramir. In italiano? Beaver. Ti odio. In italiano? Non te lo dirò. In italiano come cazzo si dice? Non mi viene più niente. Castoro mannaro. Anche voi in chat lentissimi stasera comunque. Mi sa che è proprio il caldo, deve essere, non lo so. Le ferie. Pensate, in quest'estate, l'estate più calda del mondo, oggi alle 3-4 del pomeriggio c'erano 27 gradi. Si stava bene, stava meglio del solito. Faceva freddo. Qua comunque ci sono anche le talpine, Andrea, se vuoi. Quanto carbone serve che ce n'ho un chilo? Andrea, penso poco, fammi vedere. Guarda, perché sta bruciando mezzo bosco qui. 6. Ok, perfetto, ce ne ho proprio 6. Va bene. Boom. Allora, intanto faccio anche, già che ci sono, questo. Che è il focolare. Eccomi. L'hai fatta la pietra? Sì, è qua, dentro il forziere. Dai. Cos'è? Allora, ci vuole. Dai che ho fame. Dai che andiamo a caccia adesso. Allora, il carbone lo metto qui. Se puoi farla, falla già la pentola che poi andiamo a caccia. Come il carbone lo metto? Ma non potevi farlo? Vabbè, lo faccio. No, perché faccio altro. Aspetta, guarda. Qua abbiamo bisogno delle tane. Spostarlo a mano, tutto sto casino. Allora, per riattivare qua le piante. Eccolo qua, prototipo. Olè. Pentola con coccio, costruisci. Perché non me la fa mettere? Olè. A posto. Qua possiamo fare le polpette. Io ce l'ho già un po' di carne di mostro, volendo. Ah, bravo, stai piantando le piante, ottimo. Però ci serve però ci vuole l'etame per riattivare. Serve l'etame, l'etame. No, perché con le bacche se le mettiamo nella pentola possiamo fare la marmellate, eh. Allora, intanto fai una roba, rimuovi sto coso di legno qua che dà fastidio. Con la palla? Eh sì, Andrea, dà un fastidio devastante. Mangio il semi. Usarlo come sgabello, no? Nocetulla, esamina. Posso mangiarla? No, posso posizionare... vabbè, piantiamo un po' di alberi. Vado. Una cosa viene fuori. Sto perdendo peso, devo mangiare, Andrea.
Cosa stai cucinando di buono? Questo è mio, questo è proprio mio. Il classico cappello. No, no, per carità, cos'è che stai facendo? Ah, la lasagna di mostro. Buono, buono. E me? Per te per ora non c'è niente, mi spiace. Se vuoi metto l'uovo. Dimmi dove covare l'uovo e te lo metto. C'è l'uovo? Sì, sì. Dimmi dove metto. E mettilo qua vicino al fuoco, perché bisogna covarlo qua vicino al fuoco. L'uovo con i ragni qua, che a te ti attaccano i ragni, a me no. Ah, l'uovo di ragno. Ah, sì, allora sì. Aspetta. Scusa, pensavo l'uovo della, del... Allora, andiamo un po' su. Poi dopo io te lo c'ho pure il fischietto con i ragni, posso ammaestrarli. Qua, Andrea, mettilo qua, guarda. Qua. Qua è bello lontano, non dovrebbe rompere i coglioni. Oh! Oddio. Ok, matalo, aspetta, equipaggia. Guarda che mi ammazzo io. Sì, però ti devi levare, Andrea. Ogni volta ti metti davanti al ragno. No, ma su, guarda, mi seguono, no. Ti prego, non farlo. Affanculo, mamma mia. Ma crepa, allora, crepa. L'uovo no, che ci fa da. Ci fa da. Quindi sei una mamma ragna. Ma non mi ha dato cibo. I tuoi figli di merda non mi hanno dato cibo. Mi spiace. Io comunque vorrei farmi l'arancia anch'io. Dopo ne voglio un altro. Prova a fischiare, vediamo se vabbè. Ma che è quella cagata? No, non escono. Bisogna aspettare. Non ho parole. Ah, fatti il sciacappelo. Giusto, come si fa? È con la paglia e la corda. Con la paglia e la corda si fa un sacco a pelo. Sì. È una mandracola! Prendi la mandracola! Aspetta! No, che ti uccide! No, aspetta! Non va giù! Che carina! Muori! No, aspetta! Dove cazzo è? Equipaggio! Crepa! Come si fa? Madonna mia! Aspetta! Muori! No, ma c'è nel senso... Ma... Muori! Non muore! Che carina! La schiaccio! Dov'è? Gli abbatto l'albero addosso! Va giù? Non va giù! Prendila! Prendi la mandracola! Ah, ma vieni qua! Bastarda! Non riesco a prenderla! No! Ciapala! Oddio, i ragni. Aspetta, magari questo allora. È un po' di carne. Ho una bile di ragno. Vabbè, con l'acqua, finché un ragno ce la fa da solo. Sì. E allora? Mi sta dicendo di seguirla, la seguo. No, ti truffa. Mi truffa? Sì. Un altro ragno? Ah, sei tu, figa. Ti stavo per ammazzare. Quindi vuoi un sacco a pelo? No, per te, io ce l'ho già. Andrea, guarda cosa c'è qui. Il motivo della tua morte. Vediamo. Lo scrigno vistoso. Ah, no, il motivo della mia morte è simile. Non lo scrigno. Bene, ci siamo. Quanti però. È la fine. Vedi, non lo scrigno. La mandragola mi sta seguendo e mi sta rompendo un po' i coglioni. Arca, Andrea, aiutami. Sono troppi ragni. Arrivo un attimo. Aiuto. No, Andrea. Scappa. No, scappa al cazzo. Andrea, muoviti. È notte pure. È pure notte. Non ho la torcia, Andrea. Sono qua. Non ce l'ho manco io la torcia. Come non ce l'hai? Da porca. Segui il coso. Accendi, bravo. Accendi, ok. Ammazzali. Vai. Addomesticali. Aspetta. Uomo aspetta, ragno. Aspetta. Fa qualcosa. Ci sono i ragni. Uomo ragno. Non mi ascoltano. Minchia, sei inutile, veramente, sei inutile. Guarda, un cretino che mentre che io vengo inseguito da una mandria di ragni con sciabole al posto dei denti, cosa fa? Tira fuori la trombetta di carte. Ma fa qualcosa, Più che dar fuoco, allora, uno lo uccido. Intanto la mandragola continua a rompermi i coglioni. E uno è morto. Come faccio con la mandragola, mo? Ferma. Ma poi fanno cagare, attaccali. Guarda, con cagare, sono milioni. Vai, prendi la carne di mostro. Ho preso la mandragola. Ah. Ok, ce la siamo stranamente cavata, Andrea. Perché siamo troppo forti. Ah, ma è cresciuta la barba a me, guarda. Sono morto. Ma vacca boia, bastardo. Sopravvissuto 4 giorni in festa, un per resuscitare oppure trovo un altro modo. No. Incredibile. No, dobbiamo ricominciare da capo, ragazzi. Sì. Allora, però posso da fantasma esplorare... Cioè, teletrasporto lì. Stai facendo impazzire comunque, vai via. Me ne vado, sì, vado a cercare il teletrasporto. Non lo troverò mai, Andrea, te lo dico. Perché è troppo lontano. Ragazzi, mi sa che è più difficile del previsto con un compagno del genere. No, in realtà sei morto tu. E quindi, cioè, lo so, grazie che sono morto io. Quindi di chi è la colpa? Fino a prova contraria. Tua, che non mi hai aiutato per niente, aiutato, per nessun motivo. Non mi ascoltavano i ragni. Non mi ascoltavo. Colpa tua che gli è a gratis. Capito. Ho la bili. Ah, posso domesticare i ragni. Posso parlare con i ragni.
Ma se non mi ascoltano. Disciplinati. Inutile. Tra l'altro siamo pure in una zona dove che credo non confini neanche con... Esatto, quindi sono proprio fregato. Madonna. Beh, puoi volare, dai. Non posso volare sull'acqua, Andrea. Che fantasma del cazzo. Beh sì. È colpa di Andrea. Meno male che almeno voi, ragazzi... Assolutamente no. Guarda cosa ho trovato in Bufali. Guarda la live. Oh, quando non servono. Sai dove sono? Vicinissimo a casa. Oh, perfetto. Guarda. Quindi non possiamo abbandonarla questa map. Guarda, tu dimmi. Io non so come cazzo fare adesso, ragazzi. Però, ma ci sarà una pietra. No, dobbiamo ricominciare da capo ed è solo colpa tua. No. Ed è solo colpa tua. No, io ho trovato questo, tra l'altro. Ma, ragazzi, io devo capire un po' come funziona... Allora, voi che siete esperti di Don't Starve Together, che vuol dire together, mi potete spiegare per favore se c'è un altro modo per resuscitare che non sia quella cazzo di pietra di merda? Perché veramente odio quando succede. Odio quando muoio. Cosa vuol dire infesta bufalo? Niente, lo spavento. Da morto non posso fare un granché se non... Puoi infestare... Infesta lo scrigno, ecco. È colpa del tuo PC. No, ma scrivilo ancora, per favore. Esci. Colpa comunque, di Andrea. Allora, secondo me... C'è una mod? Cazzo! Andrea, c'è una mod? Sai che la mod per resuscitare non sarebbe male, perché mi sono rotto i coglioni di morire. Me, così almeno diventa anche meno punitivo e non dobbiamo ricominciarlo ogni santa volta. Dovrei scaricarla anch'io. Sì. E possiamo ricominciare una partita con le mod, Andrea. Ragazzi, se ci dite come si chiama la mod... Allora lo facciamo subito, tanto basta andare su workshop di Steam. Ma penso che ci sia direttamente qua dal gioco. No, devi andare su workshop. Usa i cheat. Uso le citazioni, va bene. Come si chiama la mod, ragazzi? Pronto? Mod, ricerca. Vediamo se Resurrection. Ah no, però questa mi ricerca quelle che ho già scaricato. No, devi andare sul workshop, fidati, te l'ho detto. Sì, sto andando sul workshop, aspetta. No, questa qua è la mod per l'italiano. Quindi devo andare mod, ottieni mod. Allora, mod migliori, minimappa, Action Quake Reborn. Ecco, trovato. Beh, perfetto. Come si chiama? Action Quake Reborn, credo. This version of Action Quake Reborn. Cos'hai cliccato dopo ottieni mod? Cioè, sulle mod migliori, ti viene fuori una lista di mod migliori, la seconda. A me vengono diverse. Viene smarter crockpot. No, starter crockpot. Non vengono le stesse. C'è pure il viaggio veloce, se vuoi, Andrea. Ma che si chiama la tua mod? Action Quake Reborn. Però non so se sia questa, sto leggendo un attimino. Vi faccio vedere, ragazzi, cosa mi compare sullo schermo. Così quello di Steam. Don't Start Together, discussione, Action Quake Reborn. Shift click on entities as you normally would add to the Action Quake. Shift double click to entity to select an entity from configure engine. Ragazzi, vogliamo sapere il nome dell'altra mod, non di quella che è per PC. Configurazione e le opzioni, new feature. Ability to add entities to the selection Quake. Campfire respawn, ci hanno detto. Resurrection Tuner. Prova a vedere. Vabbè, scegliela tu perché alla fine devi sceglierla tu. Aspetta. Resurrection Tuner, mi dici? Dai, mi fido di Daxin, vai. Effettivamente non ho mai pensato di mettere le mod, Andrea, su coso. Ci sta. Perché... No, ci sta, ragazzi, perché effettivamente l'unico difetto di sto gioco è che si crepa in continuazione. E dopo un po' diventa un po' una rottura di cazzo. Più popolare. Sto cercando. Fire Resurrection. Cerca Fire Resurrection. Cerco qua, dici, sul gioco? No, devi andare su. Ma ancora lì lo stai cercando. Devi cercarlo sul workshop. Ero già sul workshop. Me l'hai fatto chiudere adesso. Scrivi Fire Resurrection. Ma dove scrivo? Che cazzo vuol dire? Sembri un vecchio. Mica, ragazzi, ma non sa fare niente. Usa il PC, scrivi nel computer. Che cazzo vuol dire? Scrivi file resurrection. Workshop, c'hai cerca. Porca puttana, resurrection. Ma non sa fare niente, ragazzi. Ma non è che non sa fare niente, tu che non ti spieghi male. Ma che cazzo vuol dire? Scrivi. Porco Giuda, l'hai fatto fare resurrection?
Sto cercando. È quella con i tre fantasmini e il campfire. Com'è che si chiama, scusami? Fire Resurrection. Fire? Sì. Figa, 10 volte l'ho detto. Eccola qua. È quella con tre fantasmini e il campo, giusto? Sottoscrivo, sì. L'ho sottoscritta. Quindi adesso okay. Ce l'ho attiva nelle mod. Oddio, bisognerebbe chiudere e riaprire il gioco. Però fammi andare a vedere nelle mod se l'ha attivata. Non me l'ha... L'ho sottoscritta, ma non me l'ha attivata, quindi... Vabbè, provo a uscire. E usciamo e rientriamo. No, devi andare in mod del server. No, adesso? Devo... Aspetta, ma faccio ripartire tutto, ragazzi. Pronto? Pronto? Ci sentite? Refresciate, chi di voi può? Refresciate. Che clippate? Tutto buio? Che cazzo clippi? Cioè, non c'è la live, clippate, ma che cazzo clippate quando non c'è la live? Ma io non lo so. Pronto, mi si vede? A me si è chiuso il gioco. Come a te si è chiuso il gioco? Mamma mia. Funziona adesso? Adesso dovrebbe funzionare. C'è la sala d'attesa. È refresh. Come c'è la sala d'attesa? Ma non è possibile. Refresha la pagina. Prova a refreshare la pagina. Eccoci, salve. Quanti siete? Allora l'appello di nuovo. Ho laggiù. Zero. Soraccia, presente, Kasgang, Kiru, Fiocchi, Kozil. Attenzione, Shori, Lo Paolo, Fabbrica, ci siete? Appello, ci siamo. Bene, allora ragazzi, sappiate che nell'esatto secondo in cui è crashato tutto è perché mi è venuto fuori un aggiornamento della scheda Nvidia, completamente a cazzo. E mi ha impallato il gioco e OBS. Quindi stiamo cercando di denunciarli e di ottenere giustizia, perché è colpa del governo, che non sa gestire come al solito le cose. Governo americano. Vabbè, comunque la mod va. Possiamo resuscitare comunque ai fuochi. Madonna, santo. Oh! Mi ha scocchiato tutto. Il gomblotto. Aspetta, vediamo se parte. Anche ragazzi, sto faticando oggi. Allora, le mod, vediamo. A me la mod non va. Sembra di essere tornati veramente 3 anni guarda fa. Guarda la live, sento. Andrea, guarda la Devi live. Devi andare su mod del server, mod sopra. Del Fire Resurrect, applica, l'ho applicata. Si impalla di nuovo il gioco, guarda. Oh, la sfoglia partite. Ma le mie. Crea partite. Eccolo qua, via. Riprendi mondo. Come fai? Tu devi rianimare me? No, tu devi venire al fuoco e dal fuoco in teoria dovrebbe esserci la possibilità di resuscitare. Ah, molto più figo, ma costa qualcosa? No, non lo so. Ma cazzo, l'hai fatta tu la mod brutto imbecille? Invitami comunque. Sì, adesso ti invito. Riaggiornate la live. Non invitarmi neanche, vedi se funziona. Riaggiornate la live. Rimposta ora, no, non rimposto un cazzo. Cos'è successo? Fuoco. Ma che cazzo ne so, ragazzi. Ma che cazzo ne so. Sto arrivando, Andrea. Sto arrivando. Devo tornare però a prendere le mie robe. Devi accompagnare. Lì. Vabbè, sono lì. Non è il modo giusto di affrontare. Io ti accompagnerei, però, se non mi inviti. Figurati. Che è sta roba? Intuizione acquisita. Che cazzo è diventato? Bloodborne? Ah, perché sono morto. Ah, quindi adesso posso... Bene. ma devi accendere il fuoco. Invitami, magari lo fa. Già, ti devo invitare. Mamma mia, che due coglioni. Ma non dovevo cagare col fuoco acceso, ma non è che si può fare anche se. Non lo so, Andrea. Che cazzo ne so io? Boh, a posto. Ovviamente mo non mi esce più da sta cazzo di. Tab. Sto entrando. Mi piace che il mio fantasma è una barba con gli occhi, ma è una cosa che adoro. Cos'è successo? È crashato il gioco, ragazzi, è crashata la live, è crashato il programma per far la live. Ma allora, la voce per la risposta? È colpa del mio PC, sì, che grosse risate. Allora. Che è successo quindi? Il prossimo che me lo chiede mi butto in mare. Ma che è successo, ragazzi? Ma che sta succedendo? Però? Ma non lo so, Andrea, forse al fuoco, al falò, come mi hai detto tu, per respawnare? Sì, ma ti devi muovere, però. Sto arrivando. Devi muovere. Cioè, qua mi hai fatto perdere. Mi hai fatto scaricare una mod che ha fatto crashare la live. Cioè, vedi tu, bastava che arrivo, tu mi aiutassi 5 minuti fa. Arrivo. Vai. Ah, ecco, è vero che con la tua barba bianca sei molto Morgan Freeman. Beh, proprio Morgan E come Freeman. Faccio, mo?
Non succede niente. E non so che... In festa focolare. E quindi? Non c'è tipo un... Cammina verso il focolare, esamina. Come cazzo funziona sta, io non sta lo so. Merda? Lei è sicuro di averla attivata? Sì, apply. Mi ha fatto anche il caricamento. Bene, non funziona. Non funziona la mod. Bastaudi? No, ma aspetta, ci deve essere da qualche parte. Ah, queste sono le creature che abbiamo avvistato. Aiutateci. Non aggiornate la live, io intendo chiudere, attenzione, colpa del computer di Dino, secondo me, assolutamente. No, ma Daxin, tu non hai capito, cioè, si sono dimezzati gli spettatori, eravamo in 800 persone, ora siamo sì, 347 perché è saltata la live. Cioè, 400 persone sono morte, cioè, sono proprio morte. Sì, sono state risucchiate dall'internet. Oh, le polpette. Sì, le polpette, bellissimo, buonissimo, però io intanto sono ancora qui morto. Ma che cazzo vuoi? Ha mandato a puttane completamente tutta quanta la serata, però intanto io sono morto, sono le 23, dobbiamo chiudere. Chiudere. Cazzo vuoi da me? Cioè, tu dimmi. E fa qualcosa. Non so niente. Ma non è che devi farlo tu? Non devo fare niente io. Scusami, disconnetto. Anzi no, forse no. Facciamo una roba. Vado sulla pagina del negozio e voglio un attimino vedere. Panoramica del gioco. No. Che cazzo fa ad andare alla pagina del negozio da qui? I can't, mannaggia. No, allora, cioè io vado su, non c'è tipo gestione modo da qui. Impostazione. No, perché ci deve essere un modo, cazzo, per farla partire. Beh, allora, provo a uscire un attimo io. Aspetta, tanto basti tu. Come basti tu? No, che fai? Non aspetta, no, che leggo lì. Non funziona un workshop. Allora, fire mod su Raction. C'è scritto, può essere compatibile con vari item, vari... Ownership item modes. Sì, poi sotto in slavo scrivono Bursknia Narpas Mirtier Nord Vak. Vabbè, comunque dovrebbe fare quello per cui l'abbiamo scaricata. Si chiama Fire Resurrection. Cioè, la vedi sottoscritto? Guarda la live. Io l'ho installato. Cioè, non sta andando e basta. Io non so che cazzo dirvi, ragazzi. Beh, comunque sono le 11. Non è che sono tutti morti, il mondo verrà reimpostato. Reimposta ora, vuoi davvero iniziare di nuovo mondo? Conferma. Ah, perché ci fa ripartire da capo se crepiamo tutti. Vabbè. Colpa di Andrea e i ragni. Sì, perché non ci aiuta ragazzi. Sì, colpa dei ragni è meglio del colpa del non va PC. Per commesso la mod dopo che sono morto. Ma non credo ragazzi. Ma no, ma non penso che sia quello motivo, ragazzi. Probabilmente ragazzi non lo so, non è stato per niente un buon inizio di... No, vabbè, comunque è stata molto vintage la live, perché non funzionava niente esattamente come vecchi tempi. Ma cazzo tempi. Ma l'hanno cambiato un botto, però scusami, cioè sinceramente non è che mi faccia piacere, cioè, ci lamentiamo sempre che non aggiornano i giochi, per una volta che un gioco è supportato. Sì, però hanno cambiato veramente un botto di robe, sinceramente l'hanno anche un po', dal mio punto di vista, leggermente un po' snaturato, dici. L'hanno complicato. Vabbè, il gioco è sempre lo stesso. L'hanno complicato e non so per quale cazzo di motivo. C'è noi, fidati. Vabbè. Boh, ragazzuoli, allora. La tier list della DreamWorks, se volete. Volete la tier list della DreamWorks? Sicuri? Ma della DreamWorks? Ci sta, vai. E facciamo un po' di tier list. Dai, cazzeggio finale. Ah, ragazzi, domani siateci perché c'è... Esatto. Nervi. Cos'è che c'è? Nervi. Domani c'è un personaggio speciale che con noi domani facciamo un altro podcast con tanto di chiacchierata e giocata, se tutto va bene, con il buon Nervi. Quindi siateci, mi raccomando, ditelo agli amici e gli amici degli amici, perché ritorna il podcast come i gloriosi tempi che furono. Sperando di non laggare, assolutamente. Quindi cosa devo scrivere? DreamWorks. Tier list film DreamWorks. Film DreamWorks. Però non c'è il flame, ragazzi, perché se avessimo fatto qualcosa sul cibo... Ci sono i villain della DreamWorks? Fai film, i villain dopo. C'è sempre i villain? No, io voglio vedere i villain, fai vedere. Vabbè, ci sarà Azzurro. Ma è così tante persone? Chino. Ma c'è gente che non so neanche che cazzo sia, francamente. Dove sei andato? Ma chi se ne frega. Ma scusami, Eldorado era della DreamWorks? Certo. Che cazzo è vero?
cazzo è vero? Cortés. Ti dai dal cielo! E non lo so, Andrea. No, no, dai, fai i film, i villain sono troppi. Pop, ci sarà per forza film The Dreamworks. Cosa hai scritto? Ho scritto film Dreamworks. Dreamworks. Cos'è? Questo è Dreamworks, non so cos'è. Every single Dreamworks animated future film ever in production. Eccoli qua. Sì, va bene. Non sono così pochi? Oddio, non sono pochi, però. Come non sono pochi? Sono un po' pochini, no? La Pixar ne ha fatti molti meno. Ah, sì? Penso di sì. Ma per dire, dov'è eccolo qui, come si chiama? Eldorado. Allora, ragazzi, alcuni film non li ho visti, quindi nella categoria D mettiamo quelli allora, non visti. No, allora no, ma fai non, no, non fai la tier list, la faccio io, non ti azzardare. Mettila nella categoria D, lascia la D, poi fai, aggiungi casella sotto e metti. Non aggiungo visti. Nessuna casella, metto quindi C è il peggio. Che cazzo succede? Sopra. Ma che succede? Sotto. Ma che succede? No. Vabbè, ma perché le tiri giù? Ma io schiaccio il tasto giù e me li tira su. Ma non ha senso. No, ma sei tu. Così. Bravo. Cos'ha? E poi faccio aggiungi. Non visti. Dove cazzo è aggiungi? Edit. Come no, devi fare add. No, questa era quella di prima. È quella di prima. Devi fare add road below. Non visti. E va bene, e poi mettiamo un'altra. Add row, anzi, a low. Perché... Above. Above, e mettiamo. Behavior, get bam, bam. E mettiamo. Get bam, bam. Allora. Behavior, get bam. Eccoli qua i film. Abbiamo. Che cazzo è sta roba? Vabbè, zoom, che non si vede un cazzo. Ma non so che film sia. Che film è sta roba? Eh? È boh? Cioè, vabbè, mai visto. Non so neanche che cazzo sia guardando la locandina. Anzi, vabbè, è Zeta la Formica. Zeta la Formica è uno dei film d'animazione più, diciamo, maturi, direi, dei tempi che furono. Con tanto del buon Woody Allen dentro, regista e attore famosissimo, comico, che ha dato la voce e ha anche scritto parte dell'opera. Anche il copione. Non tutto, Andrea. Ha sviluppato il personaggio e quindi ha scritto anche quella che è appunto l'interpretazione del personaggio Zeta, che tra l'altro c'è tutta una morale incredibile su combattere le dittature, perché il concetto di base sì, è la questo. Formica che si sente insignificante, anche la formica sì no. La formica che si sente insignificante in mezzo a molti, ma che comunque alla fin fine lo è, perché è significante. Perché hai messo la B sopra la? Ma lascia perdere, da dislessico. Cambia, mi dà fastidio. A, B, C, D e S. Allora a sto punto perché c'è la S sopra la A? No, perché la S ha senso. La S è S di senso, certo. Sì, quindi se ci fanno senso i film li mettiamo in cima. Ma va a cagare, ma basta sempre a rompere i coglioni. Vabbè, allora, Zeta la Formica lo metterei in S. Zeta la Formica, ragazzi, vale. Basta una scena sola. Barbados. Basta. Questa scena qua è da bambini S. Guardavamo le formiche decapitate che venivano sciolte. Sì, che venivano sciolte dalle termiti nell'acido. Cioè, quello era un film per bambini. Nel mentre no, c'erano le vespe ubriache, che il marito che perde la moglie e poi diventa un alcolista. Cioè, il pazzo che diceva Insectopia. Cioè, allucinati il generale dittatore che si innamora della principessa che la vuole... Cioè, incredibile. Principessa Bala, la famosa principessa Bala, incredibile. Chi di voi ha visto Zeta la Formica? Eccone uno, eccone un altro. Allora, se non l'avete mai visto perché siete magari un po' troppo giovani, ragazzi, recuperatelo, lo trovate un po' dappertutto, fatelo. Zeta la Formica si chiama. Ah, perché se vi piace Woody Allen, se vi piace il cinema d'autore, è praticamente un film di Woody Allen. Tra l'altro, vabbè, se sono giovani non sanno cos'è Zeta la Formica, non sanno neanche chi cazzo è Woody Allen. Vabbè, però, Woody Allen... Beh, Andrea, sì. Oddio. Sì, Andrea. Ma che cazzo? Però comunque fa parte del cinema. Se non sei di uno, non sei dell'altro, nel senso. No, vabbè, ci sta. Non è che siamo collegati a doppio filo, però nel senso, ci può stare che non conosci la film. Dicevo, sono un film molto bello, guardatelo, assolutamente recuperatelo. Poi, B-Movie, attenzione, per me B-Movie... Quello dell'ape. Ah, tra l'altro, ecco un'altra cosa di Zeta la Formica. Tecnicamente parlando, rimane ancora oggi super godibile. È fatto benissimo Zeta la Formica, secondo me. Cioè, è animato molto bene. C'è la computer grafica che ci ha messo ancora oggi. È figo come è strutturato anche
gli insetti, la scena tipo della scarpa, te la ricordi? Quella scena è iconica, è fighissima. Sì, 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 sì. Col presidente nella monetina. E quello chi diavolo è? Me lo ricordo a memoria anche quello. Me lo ricordo a memoria anche quello. Sì, perché si basa sul meme del che presidente è dietro la monetina. Vabbè, comunque, che meme, vabbè. B-Movie, il film più sottovalutato? No, dai, ti prego. Zitto. È talmente trash questo film. È bello solo per la scena di Sting, B-Movie. È talmente trash questo film che secondo me vale tanto. È talmente trash questo film che secondo me almeno a B lo va messo. Di B-Movie va messo, secondo me. Vabbè, B ci sta, perché comunque non eccelle, però. Vabbè, è un film di merda. Parla di. Allora, ragazzi, non so. Domenica pomeriggio. Non so che cazzo si siano. Le api che smettono di lavorare. Non so. Beh, quello è il problema. Le api che smettono di lavorare. Non che una donna ha una relazione con un'ape. Vabbè, ma che è una relazione platonica. Una relazione platonica? No, la vuole proprio pungere col suo pungiglione. È una fioraia, ce l'ha. La vuole proprio infilare. Che fioraia del cazzo, che stai dicendo? Che stai dicendo? È una cazzo di relazione tra un essere umano, donna, fatta e cresciuta. Che quindi ha ragione Chad. Ha evidenti problemi di mente, come dice il suo ragazzo. Perché c'è il personaggio più hilare di quel film è il suo ragazzo. Che poveraccio, si vede la sua tizia che viene trombata da un'ape. E questo è un film per bambini. Viene trombata da un'ape. E lobotomizzata da questa politica a pesca e devono salvare il mondo, devono salvare le api per salvare il mondo. Cioè è una roba, un film demente, ma secondo me di una bellezza rara. Che secondo fa ridere. Ma certo, è una trashata. È un film che alla fine te lo guardi ma non eccelle in nulla. Allora, Capitan Mutanda. Hai visto. Capitan Mutanda mai visto, non ci tengo a vederlo. Gallina in fuga, se ci fosse sopra la S lo metterei. Gallina in fuga, esatto, secondo me è anche superiore a Z la formica. Tier God. Però secondo me Gallina in fuga, ragazzi, Madonna. Allora, film in stop motion con gli stessi creatori, per dire Wallace e Gromit sono quelli che hanno fatto Z la formica. Questo film qua è arte pura. Un gruppo di galline vuole cercare di uscire da questo pollaio abbastanza pesante, quindi. Sì, un gruppo di galline vuole scappare da questo pollaio perché la tizia, la signorina Tweedy ha deciso di comprare un mattatoio per macellarle e farne dei pasticci di carne, perché le uova non funzionano più, e c'è ovviamente tutto quella che è la similitudine con i campi da lavoro, perché le galline vengono trattate. Auschwitz, sì, esattamente quella, c'è l'americano che arriva a salvare tutti, c'è l'americano che, esatto, che si chiama Rocky, Rocky. No, Balboa, non mi ricordo più. Rocky? No, ma come Gallo si chiama? Da circo. Vabbè, no. Gallo Cedrone da circo che arriva. No, Gallo Cedrone era il vecchio. Era il vecchio, sì, che era l'inglese, tra l'altro, giustamente, sì. Perché ovviamente devono riprendere tutto. No, è una figata devastante. È un'enorme allegoria della guerra. Gaia. E di quello che è stato il periodo. E visto al cinema, bravi, si fa. E poi, tra l'altro, tutto il concetto di come costruiscono l'aereo, perché le galline non sanno volare, quindi cosa fanno? Vogliono costruire un cazzo di aereo per volare dalle altre parti. Il pollo, che è un pollo da circo che è arrivato, il gallo da circo che è arrivato sparato da un cannone dentro, vuole insegnare alle galline, che tra l'altro un ciarlatano, un buffone come gli americani, vuole cercare di spiegare a queste persone, a queste galline, come fare per volare dall'altra parte. Cioè, capito, l'americano che vende se stesso per far sì che gli altri impazziscono per l'americano, è una metafora geniale. Cioè, c'è di tutto in questo film, quindi le galline in fuga, in francese le galline in fuge. Poi giù per il tubo è una merda, io lo metterei in C. Giù per il tubo è una merda, non dai, è vero, non è vero, è un bel film. Ma come non è vero, ma dai, non puoi metterlo sotto B-Movie, cretino. Io lo metto a C. No, B-Movie è un po' molto più giù per il tubo. Tipo, la mia domanda è domenica pomeriggio, non sai che cazzo fare, trovi sto film, te lo guardi. B-Movie me lo guarderei se non avessi un cazzo da fare. Giù per il tubo preferirei mangiare bicchieri rotti. Ma non è vero, non è così brutto. Ah, tra l'altro, anche questa animazione mista 3D 2D che non è neanche male. Dai, ma perché devi essere stronzata? Non è male, secondo me. La merda. Lui che viene risucchiato nel cesso, ci sono le lumache che cantano il gospel, ma che cazzo è mai. Anche qua ripiglia comunque Gallina in fuga, perché voglio dire, è lo stesso tizio. Sì, ma magari prendesse Gallina in fuga. No, nel senso, è la stessa tecnica. La tecnica non gli si può dire niente, perché con questo stop motion, ma io parlo proprio di tutto il film, cioè la tecnica
Lega non può salvare tutta la baracca. Secondo me non è così, secondo me non è così male, più che altro è carina tutta la, le rane fanno crepare dal ridere. Le rane, secondo me, sono geniali. Anni, sì. E vabbè, ma che cazzo vuol dire, Andrea? Ma questo film è fatto per bambini, ma grazie al cazzo. No, allora, in realtà, ma no, ti metti, la roba bella, ti metti la roba a rivedere. Ma, senti, ma che cazzo? La roba bella dei film d'animazione, anche della DreamWorks, che funzionano su più livelli. Cioè, un film non funziona su più no, livelli. No, ma che cazzo c'entra? Non, non lo accetto. Ma ascolta, vedi, ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire? Non è che deve essere per forza un film. È un film d'animazione divertente che diverte soprattutto i bambini. Non è che deve essere per forza un cazzo di capolavoro. A me non diverte. Comunque, vabbè, ma dai, a te non diverte perché tu, dai, come anche anch'io, per carità, l'abbiamo visto ormai grandicelli, quindi ci può stare che non è che non però è un buon film. Cioè, mi immagino una persona, magari una persona piccola, un bambino, guarda sto film qua, può comunque rimanerne affascinato. Sì, perché comunque si tratta di un ratto di casa che finisce giù per il tubo e finisce nelle foglie insieme agli altri. Il ratto privilegiato, il ratto. Esatto, e finisce insieme agli altri ratti e scopre che c'è tutto un mondo e poi ci rimane lì perché si innamora. Solitario. Cioè, sì, carino. Una puntata di Black Mirror. Carino. Ma basta sto cazzo di. Ecco la minchia. Black Mirror è una merda sopravvalutata. Black Mirror è una stronzata. Facciamo la tier list. Black Mirror è una puttana. Solo la prima stagione vale. Il resto sono solo, è solo merda. Vabbè, è solo merda. E continua a tirarlo fuori. Black Mirror. Avete rotto i coglioni questo Black Mirror. Vergognati. Ma basta. Ma basta. Black Mirror fa cagare. Ma non ho capito un cazzo. Home. Mai visto. Mai visto. Non lo voglio vedere. Dragon Trainer 2. Il 2 io lo metterei in. Fai molta attenzione a quello che stai per dire. In A. In A, dai. Elabora. Il 2 in A. Spiega. A me il 2. Anzi, partiamo da Dragon Trainer 1, va. Dragon Trainer 1 io lo metterei in S, sinceramente, perché Dragon Trainer 1 secondo me è bellissimo. Dragon Trainer 1 ha due cose: i draghi e la musica. È uno dei draghi, la musica, no, vabbè, anche sdentato iconico, dai. La musica di Dragon Trainer per me vale più del film, cioè è qualcosa di allucinante. Cioè, no, ma Dragon Trainer è bello tutto. È bello tutto, ma la musica per me è la roba che proprio ti rimane in testa. No, a me piace, a me che personaggio mi piaceva in Dragon Trainer, il nerd, quello che c'aveva tipo l'almanacco dei draghi, come se fossero Pokémon. Però anche lì, vedi, Dragon Trainer, che è bellissimo, va a riprendere un po' quelli che sono i classici concetti, no? Del gruppetto di amici, appunto, che c'è il nerd, che c'è quella forte, un po' sbarazzina, che c'è quello, quei due rincoglioniti. Lo aggiungono con i draghi e ci ficcano dentro i vichinghi. Che tra l'altro, attenzione, è più realistico e più storicamente accurato Dragon Trainer di molti film dell'epoca vichinga norrena che stanno facendo adesso. Tipo Astrid quant'era stronza in Dragon Trainer. Astrid? Vabbè, non è che è stronza, non la vuole dare, quindi è stronza, Andrea? Questo è il tuo ragionamento. Sì. Se una donna non la dà, vuol dire che è stronza? No. Anzi, no, non la vuole dare. Se non te la vuole dare, vuol dire che è una stronza? È un po'. Cioè, sei proprio un maschio alfa. Se la sente troppo. Comunque, vabbè, Astrid, bellissima. Smash però... per Astrid, ma figa, c'ha 11 anni, ragazzi. Ma... Smash per sdentato, altro che Astrid. Sdentato, sì, sdentato. Sì. Poi senza denti. È pure sdentato, quindi sai che cazzo di. Di grip che ma c'ha. Come ti permetti? No, ma ci si permette. Comunque, per me la cosa, per me lo Smash non è né Astrid né sdentato, ma è quello con il capovillaggio. È il capovillaggio, sì, assolutamente. Stoic. Cioè, è qualcosa di allucinante, quella bestia, quell'uomo. Dragon Trainer 2. Ah, perché è per un secondo me è un gradino in basso al primo, quindi lo metterei in A. Bello, sempre bello, ma c'ho qualcosa... Dov'è che muore Stoic? Nel 2 o nel 3? Ah, spoiler. Nel 2, nel 3? Non mi ricordo. Sai, ragazzi, che non mi ricordo? Mi sa nel 2. No, nel 3. Nel 2. È nel 2 che 2. Crepa. Vabbè, però allora, secondo me ho il pianto. 2, il 2 è un bellissimo film, però secondo me è un gradino in basso all'1, quindi lo metterei in A. Comunque A è un signor voto, Dragon Trainer 2 in A, Dragon Trainer 3 ovviamente in D. Dragon Trainer 3 non D. ha senso, cioè. D. Cioè, manco D, non c'è inutile la allora, nell'uno c'è il concetto dell'amicizia tra il ragazzo e il drago. Nel 2 c'è lo sviluppo del drago scusatemi, lo sviluppo della backstory del drago e del bambino. Quindi spiegano di Stoic, della madre, eccetera. Nel 3 c'è un po' il concetto di draghi generalizzato. Quindi no, già vediamo più specie, più roba. Non è né brutto né bello. È inutile. Cioè, quello è il problema. È sì, ma non me lo puoi mettere sotto B-Movie Dragon Trainer 3. Ma non me lo puoi mettere sotto B-Movie Dragon Trainer 3, Andrea? Io secondo me sì. Cioè, io lo metterei oggi. Dai, è una merda il 3, dai. Non cioè, è più merda di B-Movie?
Sì, secondo me sì. No, ma tu stai perché male. Perché è inutile, una saga bellissima, come cazzo con si un fa? Potenziale della Madonna, cioè, hanno fatto un film inutile. Ma tu sei come frusciante, ragioni al contrario. No, non sono come cazzo frusciante. Si fa? Perché tu comunque ragioni anche un po' col cuore, solo perché ti piace. Ma come cazzo devo ragionare? È un film, come lo devo valutare un film? Ma lo devi valutare bene, secondo me è un film guarda inutile, che ti censura, perché farlo... è veramente allucinante. Potevano farlo molto, vedi che dicono di, potevano farlo molto meglio. Ma dicono me... uno dice di, dicono con sta storia del dicono, figa. Non ce lo dicono, però se lo vuoi mettere in B va bene, però secondo me è un film inutile Dragon Tenor 3, ma proprio rotto il cazzo dall'inizio alla fine. Cazzo, un altro disagiato come lui, dicono, ma vaffanculo, vi alimentate come benzina sul fuoco, cazzo. Da soli, fate tutto da soli. A questo punto metti B-Movie in D. Ma no, con affetto, è bello. Ovviamente. Cioè, a me mi ha fatto molto incazzare Dragon Trainer 3. Comunque, a me Dragon Trainer è uno degli ultimi dei film della DreamWorks negli ultimi anni che mi è piaciuto. Guarda, più lo più. Metto su C. Tre, ma sono cazzi il tuoi. Il tema deluso. Sono cazzi tuoi. Se l'indomani l'internet si arrabbia con te, sono cazzi tuoi. Con secondo me è sotto B-Movie. Con Fu Panda, dai, perché qua li fanno al contrario, sti stronzi. Con Fu Panda, con Fu Panda 1, dove sta? Ah, perché è un bellissimo film iconico, però secondo me non è a livello di Gallina in Fuga e gli altri che avevamo messo in S. Kung Fu Panda su A ci sta. Beh, allora, il problema di Kung Fu Panda è il cazzo di doppiaggio. Non me ne voglia il signor Fabio Volo, ma il doppiaggio in italiano è qualcosa di aberrante. Non è ragazzi. Così brutto, secondo me se l'è cavato anche abbastanza bene. Sì, perché il problema non è lui, cioè in generale, diciamo. Il problema secondo me è secondo me è sopravvalutato Kung Fu Panda. No, non è perché? È un bellissimo film. Però non è a livello di Gallina in Fuga, Z la formica e Dragon. Assolutamente, infatti A secondo me ci sta da Dio sua. Il 2? Il 2 lo metterei allo stesso livello dell'1, perché comunque beh, carino. Il 2 secondo me è migliore dell'1. Guarda, io farei così. Metto Kung Fu Panda su B e Kung Fu Panda 2 su A. Perché, no, secondo me aspetta, ci sta. Perché il cattivo di Kung Fu Panda 2, il pavone, a parte che fa crepar dal ridere. Non era la gru. No, è un pavone. A parte che pavone. Fa crepar dal ridere, perché è doppiato ed interpretato da Dio. Ma poi cazzo, è bello. Cioè, è semplicemente un bel cattivo. È veramente una figata. Io gli avrei messi tutti e due in A, però ci sta anche tutto così. Perché Kung Fu Panda è carino, ma l'uno è effettivamente un po' anonimo. Dopo prende piede, dopo ha preso piede, quindi siccome ha preso piede diventa canonico, diventa commerciale, allora il film è una è la trilogia di Kung Fu Panda, però in realtà non il lo 3, so. Adesso voglio sapere che cazzo dici sul 3. Il 3 è una merda. Il 3 è una merda, lo metterei insieme a Dragon Trainer 3. Dopo la C il 3 è una merda, il 3 è una merda. Mettilo in C. Sì, lo metto anche in C. Shrek terzo io lo metterei in C a sto punto. No, Shrek terzo non è male, dai. Non ti permettere. Nessuno Shrek, non ti permettere. Io anzi farei una categoria sopra la S, la chiamerei Shrek e li metterei tutti, così meno. Madagascar 2. O Madagascar, un po' tipo Wikipedia, 1, o Wikipedia o Leviosa. Madagascar 1 io l'ho sempre odiato, perché è un film stupidissimo, con una trama stupidissima, e si basa per un'ora e mezza di film su quei cazzo di pinguini di merda che fanno i rincoglioniti e menano e tirano ceffoni. Io concordo, giuro, io concordo al 100%. Madagascar, ma no, ma tutti e tre. Madagascar 1, 2, 3. Ah, è vero, perché ne hanno fatti 14. Ne hanno fatti 3. Tutti in D, vai. Fanno tutti schifo, ma hanno fatto tutti cagare. Cioè, l'unica roba che si salvava era che c'era Ale Franz. Ale Franz, chi è che erano i due comici? C'erano Ale Franz, Fabio De Luigi che faceva la giraffa. Poi minchia quella cazzo di giraffa, che anche quella lì. Le gag che fanno con quella cazzo di giraffa. Porco Giuda, cringe, zii. I Madagascar, no, veramente. Qua concordo col maestro. Perché no. Effettivamente, tutti dai. E più che altro rispetto al resto. È veramente privo di contenuti. Cioè, magari l'uno è un pochino più. L'uno solo pinguini. L'uno possiamo metterlo anche in B, perché alla fine c'è quel concetto. C'è quella morale carina dell'animale in gabbia, che poi è il sintomo dell'uomo. L'uomo in città che viene costretto a vivere sempre la stessa vita, che vuole cercare di uscire. Una morale un po' spiccia. Però lo mettiamo su D. Però su D metto tutti gli altri due. Perdonatemi, ragazzi, perché Madagascar 2 è uno schifo. Io non sopporto i pinguini, ma non sopporto. Dai, sai chi cazzo odio di Madagascar? Che vorrei si estinguessero per colpa di Giulia. I lemuri, figa. Io voglio che si estinga una specie di animale per colpa di Madagascar. Fate voi. Ho dimenticato dei lemuri, porco Giuda. Il primo, ecco, tutti i film si basano su stacco di scena, pinguini che fanno stronzate, stacco di scena, lemuri, Julian e Mortino che dicono puttanate. Mortino, Dio buono.
stacco Mega di mind. Scena Mega stacco mind. Di scena Melman che dice puttanate. Megamind, tra l'altro qua Mega c'è mind. Jim Carrey. Megamind noi ruberemo, no, era cattivissimo me quello. Megamind a me piace perché c'è il concetto di villain al contrario, che secondo me è geniale. Megamind è bellissimo. È geniale Megamind perché c'è lui che è il villain, che in realtà è l'eroe, e c'è l'eroe che in realtà Megamind. Ed è ovviamente di questa meraviglia non ne vedremo mai un 2 perché non ha fatto io successo. Lo metterei in A perché non è a livello degli S, però Megamind in A. Sì, dai, ci sta. In A sicuramente. Effettivamente non è abbastanza. Mostri contro alieni. Mostri contro alieni, quanto cazzo ho riso. Ma è una merdina, però è divertente. Cioè, talmente è difficile, spiegare, è talmente brutto che alla fine ci sta. Mostri contro alieni, ragazzi. E allora prende tutte le leggende del folklore horror dagli anni 20 fino ad adesso, quindi il mostro della palude, il blob, è tipo un polpettone, il dottor Scarafaggio, ci mette, però ci ficca bello. Dentro una donna di 30 metri e un Godzilla che in realtà è un bruco, cioè, o una farfalla, è geniale, e li fanno combattere contro degli alieni, è qualcosa di attenzione, sì, è comunque stupida l'idea che funziona, è comunque un prodotto per bambini perché è molto più fanciullesco. Sì, però, no, che B, ci sta sua. Per me ci sta sua, cazzo. Dai, oddio, è fatto bene. Veramente mettere allo stesso livello di Megamind? Sì, è un po' allo stesso livello di Megamind, secondo me. In realtà è geniale, cioè è talmente fatto alla cazzo che diventa geniale. È difficile da spiegare. Però in A è un po' troppo, secondo me. Va che ci sono altri, cioè pensa anche agli altri film della DreamWorks che arriveranno, cioè vuoi veramente dai, ma quando c'è, il dottore Scarafaggio che si avvicina quando parla, no, perché tizia, c'è quando, delle parla belle scene. Quando parla della ragazza fa letteralmente, perché poi per bambini ma fino a una certa, quando parla della ragazza si avvicina a telecamera e dice lei che poi è giunonica e fa così per consegnare i seni, no? Cioè dai, è proprio stupido, che cazzo succede? È proprio stupido. Ci sta, però secondo io me lo metto non, su, non regge gli vabbè, fai come cazzo. Shark Tale. Shark Tale, non ci provare. Scanna squali, non ci provare. Shark Tale, allora, è bellissimo. Shark Tale è, se, bello, no, però... è bello e basta. Non devi dire nient'altro. Però, porco non giusto. Devi dire nient'altro. Shark Tale è bello e basta. Però, no, a me, sinceramente, sai cosa mi ha sempre dato fastidio di Shark Tale? Quelle cazzo di meduse che dovrebbero essere spalle comiche. Porco, ho capito, Giuda. Ma perché lì ci hanno ficcato, ma ascolta, però non puoi dar la colpa di... Se lo guardi in lingua originale, effettivamente magari i comici sono di un porca troia, c'è Will Smith, Angelina Jolie e come cazzo si chiamano i due comici che non mi ricordo, ma anche più, ma ti ricordi chi cazzo lo doppia Oscar in italiano? Sì, non so se così... Ciano Ferro. Sì, ma sti cazzi è bravo, cazzo. È bravo. Lui è bravo, il problema non è lui, sono quei due coglioni che a me, cioè coglioni nel senso che sono gente che diverte. Quali dispari, vabbè, perché erano di Zelig, erano gli anni di Zelig, va bene, ci sta. Ma ci sta, però... ma ci sta, beh, il problema ragazzi è che vabbè, ma io non posso Laurenti, dire che ho film di merda. Laurenti, vabbè, Laurenti dai, mezzo. Laurenti. Proprio no, mancava Paolo, no, Paolo c'è se non sbaglio, fa no, Sykes. Non credo, no, Sykes lo fa, no, è un altro doppiatore. Che tra l'altro in lingua originale il doppiatore di De Vito, quello che fa è in lingua originale c'è De Vito, cioè capisci, cioè, infatti, ci ha messo degli attoroni della Madonna. De Vito, sì, infatti, no, comunque Sartè secondo me è a pieno perché veramente poi sai uno squalo che è vegetariano. Quanto sì, in linea morale, col 2023? La morale dell'omosessualità. Quanto è in linea col 2023 una cosa del poi genere? C'è Lino. Allora, sono i mafiosi. Mister Peabody. Mai visto. La gang del bosco. La gang del bosco bellissima. A me piace un mondo. Io dico solo questo. C'è l'orso. La gang del bosco, ragazzi. L'orso con le Pringles. La gang del bosco. Poi c'è minchia RJ. Quanto era figo RJ. Il procione. Ma a me sai cosa mi dava la gang del bosco? Per il problema dell'animazione è che i visi degli esseri umani mi davano fastidio. Però c'erano un po' di storia, è un po' come mostri contro alieni, sono gli stessi creatori, quindi hanno la stessa animazione, quindi ha quelle facce distorte, schifose. Però come si chiama? Appunto, la gang del bosco dà più fastidio. Mostri contro alieni sono più caricature. Lo metterei proprio schifo. Poi c'è lui il disinfestatore che era una merda proprio, cioè era proprio una brutta creatura umana. Vabbè, c'era la tizia quella vestita di rosso sempre lì, sulla pinguini da Madagascar lì. Di proprio mi stanno proprio sul cazzo. Non l'ho mai visto, però se potessi lo metterei anche al dubbio lo mettiamo in T.
The Prince of Egypt, il principe d'Egitto. Il principe d'Egitto, il primo storico capolavoro della DreamWorks, violentissimo, il principe d'Egitto. Che facciano vedere la, facciano vedere i bambini lanciati ai coccodrilli, lo metterei in Nash, il principe d'Egitto. Va bene, dai, ci sta, però secondo me iconico, è invecchiato, dai. Sì, però secondo me è invecchiato. No, perché è invecchiato male, perché se ci pensi la DreamWorks faceva i cartoni in tecnica tradizionale. Poi dopo Sinbad, perché Sinbad è stato un flop, hanno iniziato a farli in 3D. Questa cosa è una roba risaputa. Cosa? Il principe d'Egitto in S, sì. Minchia, ma in S, ragazzi, è bellissimo il principe, sì, d'Egitto. Principe, dai, d'Egitto in S, dice, dice il maestro. Allora, a me non mi piace come film d'animazione, è bello, ma, però non è, ma, non sto, è, ma quello... è iconico. Sì, iconico. È, però è vero, è iconico. Cioè, è uno dei film d'animazione 2D più. Poi, più che cazzo, è violentissimo per essere un film. Cioè, non vedere i bambini dati in pasta ai coccodrilli. Certo che non me lo ricordo, l'ho visto 4-5 volte, ma non me lo ricordo mai il principe d'Egitto. Ma c'è. Le canzoni, sì, sì, le canzoni. No, vabbè, ma è no, ma perché era ancora molto disneyana la DreamWorks. Poi allora, il primo lavoro DreamWorks. Pussi negli stivali. So che è uno spin-off fatto per sbigliettare, ma l'ho visto e devo dirti che non è male. Il gatto negli stivali, cazzo. Non è male, Cosa? Il gatto negli stivali? Ma stai parlando del principe d'Egitto o il gatto negli stivali? No, il gatto con gli stivali. Okay. Il gatto con gli stivali, ragazzi. Allora, secondo me è veramente il primo. Il primo non è riuscitissimo, però non è per niente male, è un ottimo spin-off. Ragazzi, se non fosse che è un fottuto gatto, il problema principale è il gatto. Ma a me lui fa ridere, ce l'ha detto. A me no. E gli hanno cambiato pure il doppiatore, quindi un po' mi ha fatto girare i coglioni. Però il gatto con gli stivali, gatto con gli stivali 2, secondo me è molto più bello e va su A. Quando ma poi... come cazzo stai, dicendo? Il gatto con gli stivali 2 è D. Non capisci un cazzo, l'hai visto? Ma come A? Ma sei completamente impazzito. Certo che l'ho visto. L'ultimo gatto con gli stivali, tu l'hai visto? Certo che l'ho visto. È più bello. È molto più bello. Il cattivo è una roba allucinante. Alla fine parliamo con uno con uno che mette in esce le Kinder Paradiso. Di che cazzo ma, vogliamo aspettarci? Ma tu dove cazzo vi? Tu non l'hai visto. Tu non l'hai visto. Tu non sai di che cazzo stai parlando. Fai quel che vuoi. Ma dai. Ma che cazzo. Il gatto che stivali 2 è molto più bello dell'1. Eccetto qualche stronzata, qualche personaggio sminchiato. Adesso mi raccomando, appena il primo ti dice ha ragione il maestro di ecco, dicono, ecco, e mi incazzo. Vedi, ecco. Allora, dicono. Come cazzo si chiama le sette leggende? In italiano le sette leggende. Il 2 non l'ho visto, ragazzi. E allora, però, ma che schifo. Allora, ma si vedeva che stava facendo la gag. Sette leggende io l'ho visto e... secondo me meriterebbe la A solo per l'animazione di Sandman. Mr. Sandman, allora... I sette guardiani dell'apocalisse della galassia, le sette leggende. C'è Babbo Natale. Poi c'è Babbo Natale con buono e cattivo tatuato sull'avambraccio. Oddio, un po' melensio. Sì, un po' fanciullesco. È un po' fanciullesco, una certa. Però devo dire che è una bella rivisitazione dei, appunto, anche qua del folklore. Ci sono delle belle morali. È carino. Il coniglio Pasquale che è un coglione. Sì, ci sono un bel po' di cose. Coniglio Pasquale non è che è un coglione, poveraccio. Il coglione è. Poi, vabbè, è la fatina Frost. Dei denti. Vorrei staccargli le ali e vederla sanguinare per terra. No, il mio preferito è Sandman. Quanto è bello. Sandman, infatti. Sembra il piccolo i principe. I film li fanno i villain. Allora, poi. Le follie dell'imperatore. Le follie dell'imperatore, Cusco. Minchia, è vero, ma è della DreamWorks le follie dell'imperatore. Ma non era no, scusami, Disney. Ho sbagliato. Che coglione, ho confuso la copertina. Ma Il Dorado, ragazzi. Anche se sarebbe da mettere in A il Dorado. Cosa? Adesso tu mi devi spiegare da dove minchia esce sta troiata, prego. Io lo metterei in S, però alcuni lo metterebbero in A. Alcuni chi? Il Dorado... Tu? No, in generale il Dorado. Alcuni, essendo stato fatto solo per l'home video, se non sbaglio, non è uscito al cinema. La gente l'ha un po' mal capito il Dorado. Quando parli della DreamWorks, quando dice il Dorado, ma no, perché di solito quando non vai al cinema vuol dire che il film non te lo recuperi mai. E quindi va messo su A perché la gente non apprezza una roba bella. Molte persone, cioè, nonostante sia un film della Madonna, il Dorado da S, molte persone non l'hanno proprio mal cagato. Quindi è stato visto come un flop dalla DreamWorks stessa, il Dorado.
E infatti anche dopo insieme a Sinbad, che è stato tipo il film dopo, se non sbaglio, dopo Eldorado hanno fatto Sinbad. Sinbad bellissimo. La DreamWorks ha deciso di non fare più film in tecnica Sinbad tradizionale. Sinbad è bellissimo. Però è stato un flop, insieme a Eldorado sono stati dei flop, e da questi flop la DreamWorks ha detto basta film in tecnica tradizionale, facciamo i film in 3D, come Shrek, per dirvi. Infatti poi sono arrivati i vari Kung Fu Panda, Dragon Trainer. Ma io penso che queste siano tutte puttanate, ti spiego no, perché. No, non sono puttanate, sono dei bellissimi film Sinbad e Eldorado, ma però sono stati dei flop. Non è che voglio screditare quello che dici, ma non è che voglio schiarire quello che dici, semplicemente giusti, è che, per carità, non è fammi parlare, non è che voglio screditare quello che dici, semplicemente è che si è passati dal 2D al 3D, tutti quanti i film stava scoppiando il 3D e la gente, questi film sono usciti a cavallo tra i due periodi e quindi la gente era più propensa ad andarsi a vedere i film in 3D rispetto sì, ai film però in 2D. Secondo me sono flop. Detto ciò il Dorado ha fatto un successo della Madonna. Il Dorado no, come no. Porca puttana. Te l'ho appena spiegato perché no. Anche se un film della Madonna, uno dei migliori della DreamWorks, ha fatto meno successo di quel che si meritava. Ok, diciamo, va bene. Così. Ok, ma non vuol dire che non ha fatto successo. È un film. No, ha fatto un successo. È un film ancora oggi è uno dei film d'animazione più goduti. Però se parli della DreamWorks, se lo ricordano in pochi. Eldorado. Allora, Shrek, io faccio una categoria. Sì, in mettilo più. Sopra. Se scrivi tier Shrek. Above e la chiamo Tier Shrek. Sì, no, S Plus proprio per non scrivi, no, Tier Cipolle. Non si può fare, non me la so. Ma Cristo Dio sa che nervi. Allora. Ah no, ma sei tu che non sei proprio buono. S Plus, categoria solo per Shrek, perché ragazzi, Shrek è inarrivabile. Metti tutti gli Shrek tranne Vissero felice con te. Mi dispiace, Shrek 2 è eccezionale. Shrek 2 è meglio del primo addirittura, che già il primo è un capolavoro. Shrek farlo, 2, farlo. Io poi Azzurro è un completo imbecille, ma lo adoro. È proprio un perdente, io adoro quel personaggio, ma poi la fatina. Mettilo la fatta turchina, quanto cazzo. Che mi dà fastidio in Shrek. Shrek terzo te lo metti in A, perché comunque no, aspetta, era quello con Tremutino. Shrek terzo è quello di Artù. No, Shrek terzo, aspetta, The Final Chapter, questo qua è l'ultimo. Vissero felici e contenti, mettilo pure in A. Shrek terzo quale cazzo era? Quello di Artù. Quello di Artù è molto carino. No, ma io metterei tutti e tre in S Plus, tutti e tre gli Shrek. No, allora il terzo un pochino più, secondo me, un pochino più lento, più che altro, però vabbè, senti, guarda, te lo metto in A, in S. S Plus. Allora, l'1, il 2 e il 3, Vissero il Shrek 4 lo mettiamo tranquillamente in B, che è inutile. Shrek 4 sì, rimane lì in B perché ragazzi potevano evitare, e ne deve uscire un altro ancora, porca puttana. Shrek 5, minchia ragazzi, cazzo. Shrek è iconico. Se non no, sbaglio, Shrek il primo, non esiste niente. Il primo film della DreamWorks a vincere un Oscar. Non è al di là di questo, ma poi non esiste niente dal punto del lato animazione 2D e 3D che sia più divertente, più cinico, più bastardo e subdolo ma geniale di Shrek. Non c'è niente. La parodia della Disney a 360 gradi è qualcosa di allucinante. Ribalta il cattivo, ribalta tutti. Ma poi è ancora odierno. Ma poi è ancora odierno. Cioè, tu lo guardi adesso, ci sono battute che funzionano ancora adesso. Poi vabbè, non parliamo neanche di personaggi che ci sono dietro. Sinbad. Allora, fai attenzione a quello che stai per dire. È un film bellissimo, Sinbad, perché c'è anche Pino Insegno, ma non è a livello di Eldorado, quindi proprio nel film. Quindi lo metterei in A. Io Sinbad lo metterei in A, che è comunque un voto di tutto rispetto. Perché secondo me non è a livello di Eldorado Sinbad, non è da metterlo in S. Allora, perché comunque la trama ci sta, è molto classica la trama, lì Siracusa, la Sicilia, il libro della pace. Allora te lo metto, a parte che questo è Pirati dei Caraibi prima dei Pirati dei Caraibi, ma vabbè, facciamo finta di niente. Per me dovrebbe essere in S semplicemente per un personaggio, la dea della... cioè Iris che è Smash. Assolutamente, io ero innamorato da piccolo. Iris. Sì, sì, ero proprio... Poi c'è Marina la dea del caos, io ero proprio fuori di testa per lei, quindi io pendevo dalle sue labbra. Quindi, insomma, la dea di Discord, esatto. Spirit. Il cavallo selvaggio. Era l'epoca dei cavalli del Far West e dei fucili. Infatti mi sono sempre chiesto perché non avessero sparato a quei cazzo di cavalli. Ora, Spirit è un prodotto solitamente da...
come si può dire senza offendere? Prendi una tazzina di caffè. Cioè, è un po'. Però devo dire che è un bellissimo contemplativo. È tipo Wall-E in alcuni punti di vista, perché è un film muto. Ce lo metto in A. Anche la musica non è male. Però vabbè, c'è Zucchero, c'è Sugar, però è, non è da S. Spirit è da S, dice, perché S di Spirit. Vabbè, è giustamente una donna. Non hai mai visto Spirit, Daxin? Guardalo. Stupido, non è, ha detto. Ti ha dato dello stupido perché non hai mai visto Spirit. Hai detto comunque un filmone Spirit, però secondo me. Ah, ha detto subito, non stupido, scusami. C'era un po' troppo troppo clamore. Il 2 non l'ho visto perché l'ha rovinato una frase sbagliata. Spirit nasce e muore con il primo. Fine, basta. Non ha molto senso. Allora, inizia il film. Allora, attenzione, Spirit, ti fa una recensione al volo. I primi 10 minuti di Spirit. Tu interrompi sempre, ma non puoi, non c'è un muro di mattoni dove puoi schiantarti. Dai, parla! Il primo Spirit, i primi 10 minuti sono un film eccezionale. È veramente bellissimo. Perché è tipo Wall-E. Poi a un certo punto, attenzione, non interpretate male le mie parole, arrivano gli indiani e lì mi stavo rompendo i coglioni, mi stavo proprio rompendo il cazzo. Cioè, no, la parte piccolo fiume. No, la parte dove lo tengono dentro lì e cercano di addestrare, a me mi fa anche piacere. Ma com'è che si chiama l'indiano piccolo fiume? Non lo so, mi stavo proprio rompendo i coglioni, ragazzi. Ma ripeto, perché non è. Io adoro il Far West, mi piacciono i cowboy, però mi stavo proprio rompendo il cazzo. Comunque su A ci sta, perché comunque è eccezionale, fatto da Dio, è comunque un bel film, delle musiche della Madonna, sì, ha un'ottima morale ed è comunque un bellissimo film, però ripeto, a me non mi fa impazzire. Poi la cavalla è una stronza. Andiamo avanti. Strano. Spirit, questo cos'è? Spirit 2? Perché c'è un 2, non lo sapevo. Non lo so, non mai visto, se ci fosse... Facciamo una categoria mai visto e merda insieme. Boss. Mai visto, ma secondo me è una merda. Boss. Una merda, il bambino Boss, lì. L'ho provato a vedere 10 minuti. Allora, poi ma una roba con sta copertina io non la guardo. Cioè, io non guardo un film dove c'è un neonato con delle mutande a reggicalze. Quello è il bambino Maximus. Perfetto. I Cruz l'ho visto. È bello, dai. Il primo non è per niente male, è carino. Quello è rovinato dal doppiaggio perché lo doppia la cantante. Come cazzo si chiama? Chi è che doppia? Mamma mia. Non è Elisa, come mica si chiama? Il Cruz, porca troia, non mi ricordo la doppiatrice. Aspetta che lo cerco, vaffanculo. Lo cerco perché mi ricordo che... I Cruz ci stanno anche perché c'è una bella morale, appunto, la morale dell'ignoto. È quasi lovecraftiana la morale dei Cruz, che hanno paura dell'ignoto. Allora, doppiatore... Il progresso. Non è Laura Pausini, Adele? Ip è la protagonista? Ip è la protagonista? Penso di sì. Allora non è una cantante. No, non lo so. Rosalia Misery dice qua, doppia gente. Ma siamo sicuri? Mi ricordavo l'aveva doppiato. Boh. Vabbè, comunque, una merda. Vabbè, il doppiaggio, però il film non è male. Il doppiaggio, non si può sentire. Cioè, lei è angosciante, veramente. Non so che cazzo. Però il film. Io lo metterei in B. Perché è molto godibile. È un bel film. I Cruz 2 è uguale. Ci sta allo stesso livello. Non è niente di che. Troll non l'ho mai visto. Non guardo un film con questi colori. Troll 2 non l'ho mai visto. Turbo, non guardo un film con una lumaca. Questo è Turbo. Wallace e Gromit. Porca puttana. Giuseppe Re dei Sogni. Giuseppe Re dei Sogni fa tanto catechismo. A me ricorda tantissimo. Catechismo è il periodo della mia vita un po' così, ma è anche la questione. Mi ricorda un botto, non so perché, lo studio. Quello lì che recensiva Yotobi, dai, film della Dingo Production. Io non so. No, però non è male Giuseppe Re dei Sogni, soprattutto quando ci sono appunto le però scusami, che cazzo, perché se c'è prima Wallace e Gromit stiamo parlando di Giuseppe Re dei Sogni? Non l'ho visto, scusa. Wallace e Gromit, porca troia. No, perché non è esagerato. Però Wallace e Gromit, ragazzi, è un film della Madonna con lo stop motion e poi c'è Wallace e Gromit. È il film di Wallace e Gromit. Non mi dovete rompere. Coniglio Mannaro. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia. E quindi, insomma. E Giuseppe poi, Re dei ultimo, Sogni, mettilo in B. Giuseppe Re dei Sogni, lo mettiamo in B. È un di film Giuseppe. Comunque che ci sta. Oh. E questa qui è la nostra tier list. Attenzione, aspetta. Ok. Facciamo uno screenshot. 3, 2, 1. Ok,
Questo... Però troppi pochi dischi. Okay, questo... Io voglio, questo... voglio litigare con questo screenshot. Sappiate, scrivete poi se lo divulgherete nell'internet. Io non c'entro niente, perché lì ci sono votazioni fatte da questo qua che è stato traviato. Ma traviato da cosa? Io dico le cose come gioventù, stanno. Ma cosa dico, cazzo? Le cose come stanno. Certo, con Fupanda. Siete voi, siete sì, voi. Dici le cose come stanno. Siete voi, no, siete voi che siete. Stai zitto. Mi hai fatto mettere perduti. Dragon Train. Mi hai fatto mettere siete Dragon perduti. Trainer 3 sotto B-Movie. Beh, guarda. Beh, giusto. Ma perché così, voi? Ma perché voi? Ma, voi ma, che ti insulti? Giusto, Dragon Trainer 3 è una merda. Ma veramente ti è piaciuto Dragon Trainer 3? Ma mi è piaciuto cazzo? Più di B-Movie, è indubbiamente superiore a B-Movie. Allora, indubbiamente... allora tira giù B-Movie. No, non tiro giù un allora. Cazzo, questa deve essere la testimonianza dei tuoi errori. Tira guarda che su B-Movie. Internet le cose sono per sempre. Cazzi tuoi, tira tra una B-Movie. Settimana se lo dimenticheranno, però se le cose sono per sempre. La prossima, bestiace, allora, insomma. La prossima live facciamo, magari facciamo la tier list dei... dei gelati dell'Algida, così litighiamo sul Magnum. Va bene, ci sta, dai, bestiacce, fatti bravi, fatti buoni, ci vediamo domani alle 21.30, siateci che c'è una live speciale con un ospite speciale, podcast incredibile, il nostro Nervi ci asseconderà le nostre minchiate, le nostre domande, risponderà alle nostre domande e poi giocheremo forse probabilmente insieme, quindi siateci che appunto ritorna il podcast come i bei vecchi tempi. Poi venerdì ancora siateci perché c'è Garten of Banban 4, quindi insomma Horror Night. No, allora venerdì c'è Garten of Banban e giovedì c'è Pummel Party. E giovedì abbiamo Pummel Party, quindi insomma c'è roba sta settimana, quest'estate splendida e splendida, finite, grazie a voi, gradi. Buona, meno male, buonanotte, ci vediamo domani, fate gli uomini.